sarebbe benvenuti a questo nuovo appuntamento con il media web Leali del Bruco torna a farci visita a questo punto lo possiamo dire è la terza puntata che facciamo insieme a lui un amico del canale di Leali del Bruco noi siamo veramente molto felici di averlo ospite perché ogni volta che viene i contenuti sono altissimi a presentarlo sarà la nostra amica Mary Gangemi. Mary buonasera ciao, ciao buonasera a tutti ciao Francesco anch'io sono molto felice di avere ancora una volta con noi Pietro eh, che è quasi diventato di casa, lo dico con soddisfazione. Insomma, bene. Allora, Mari, questa sera abbiamo un appuntamento che, tra l'altro, per i focus del canale è sempre particolarmente attenzionato. Attento, no? noi ci siamo sempre occupati di sciamanesimo, streghe, stregoni, e questa sera cerchiamo di declinare tutte queste funzioni o mh, ruoli, dal, da quelle che è storicamente la figura di questi personaggi, fino ai tempi moderni dico bene sì sì, sì, sì infatti ehm, sento francesco scusami sento un ritorno di voce mio tuo di entrambi ah. aspetta un attimo provo a risolvere un attimo no Forse io non lo so sì. ok 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 perfetto okay. Vai, vai. allora sì sono molto sono molto felice stasera sia di avere pietro con noi e con lui eh, di trattare questo argomento che è, mh, a me è molto caro, fin, da, fin dai tempi più antichi, insomma. <ride> eh, allora, Pietro, noi ormai lo conosciamo, però lo presento ancora come una persona: eh, uno studioso, un intellettuale, un artista eh, che si è dedicato nel tempo a diverse attività. È un ex insegnante, è, stato, è storico e è filosofo. Eh, saggista e scrittore, è stato anche giornalista e conduttore radiofonico, è conferenziere e anche musicista, per cui abbiamo di fronte una persona che mh, è, difficile, cioè, è difficile trovare una persona che si dedichi eh, a tante attività e soprattutto è difficile trovare una persona che si dedichi a tante attività. E tutte con fatte successo. bene. Esatto, tutte fatte assolutamente. Insomma siamo davanti ad una personalità poliedrica assolutamente. Andiamo esatto. a, a portare in regia subito ai nostri amici da casa Pietro Ratto. Buonasera, grazie Pietro per essere con noi. Ciao Pietro. Ciao. Buonasera, grazie a tutti, però se mi presentate così io scappo perché è un imbarazzo <ride> terrificante, sembro la <una> Madonna insomma. <ride> ah, ma è, ma è, intanto non è che possiamo nascondere le cose che hai fatto, eh, quello è, è quello, quindi... Vanno dette. Vanno, 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 detto, proviamo, vanno proviamo. Detto. Allora, eh, l'ultima allora, vai... volta, a, 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 dammi un attimo, l'ultima volta ci eravamo vai. lasciati con una promessa, con un impegno, eh, tutti... Praticamente ci avevi anche accennato di, un tuo, di, un tuo, di una con, tua conferenza di presenza che trattava il tema. E a questo punto ti chiedo, la conferenza è stata fatta? Come è andata? Avete parlato di streghe e stregoni e soprattutto quali elementi di interesse sono emersi da quell'incontro? Eh, beh sì, la cosa è stata fatta. Non so poi se, se sia avvenuta così come le persone si aspettavano. Comunque... Eh, sì, è stato un po' anche una specie di recupero di quelle che erano le mie, eh, le mie lezioni a scuola, quando appunto in terza liceo, nella seconda metà del, dell'anno, affrontavamo il tema della stregoneria eh, appunto, diciamo, rinascimentale. E, eh, e quindi, insomma, è stato anche un, un modo per così avere un po' di nostalgia. Nello stesso momento, eh, sì, erano lezioni che eh, ai ragazzi così, eh, eh, offrivo, ma un po' al di là di quello che era contenuto nel, nel loro libro di testo, perché si trattava di approfondimenti ulteriori, ma è sempre stato un argomento molto... Eh, insomma, capace di, di suscitare molto l'interesse de, anche de, de, dei giovani, perché insomma, si tratta di questioni un po' misteriose, no? che si prestano molto a essere coinvolgenti e a sfociare nell'esoterismo. Io l'ho sempre trattato il tema in questione da persona che si occupa di storia e quindi senza appunto eh, così concedere troppo agli aspetti sensazionistici oppure appunto... Mistico-esoterici, certo, no? certo. Esatto. Però comunque insomma, sono argomenti che, che, che suscitano molto interesse. Sì. Mari, che, che tu di questo aspetto e di che cosa invece ti sei ti appassionato, visto che da tanto che ti, ti piace l'argomento? Mari, ci senti? Pronto? Non sente. Non sente. No. <ride> Mari. <ride> no. Ok, si è frizzato qualcosa nel collegamento. Noi la sentiamo. Mari, vedi che forse hai chiuso l'audio, ah, eh? va bene, adesso. No, 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 non ci siamo bloccati. Allora ci sta scrivendo sulla chat interna. Noi ti vediamo, noi ti vediamo. esce e rientra. Ok. Dai, gli abbiamo scritto e questa è già la prima stregoneria che <ride> diamo va bene. Allora infatti, infatti, dai. Infatti. Eccola, va bene, già rientrata allora. Pietro, eh, chiedo a te, vediamo se Maria è ritornata. Sicuramente. Aspetta, remove... eccola qua. Vediamo adesso ci senti, tieni bloccata. Sì, mi si era bloccato tutto: sia voi le immagini, la voce, la mia immagine, tutto. Giustamente, Pietro ha detto: Questa è la prima stregoneria. <ride> <ride> Hai a che fare con le streghe. Va bene. Allora, qual era la, la cosa che ti aveva appassionato? Ti stavo chiedendo, visto che è una cosa che da sempre stai attenzionando, che cos'è che ti ha appassionato di questo argomento? A me, Francesco? Sì, sì, a te. Eh, come diceva Pietro, Laura di Mistero e comunque anche tutto quello che mh, gira intorno alla figura della donna, sappiamo che eh, la stregoneria, mh, le streghe sono soprattutto donne, e il fatto che eh, siano state, mh, come dire, eh, sono, la donna ha dovuto comunque cerca, cercare di affermarsi eh, all'interno di una società maschilista. Ed è stata presa di mira anche per questo. Sì. Questa è una cosa che, che mi ha da sempre appassionato. A parte l'aspetto misterico. Sì. Allora, Pietro, aiutaci a orientarci dentro questo mondo. Dalle origini ad ora. Sì, sì, sì. Dunque, senz'altro mi ricollego a quello che ha detto Appunto. Lei, perché di fatto è, è, è è abbastanza così, stiamo parlando di un periodo mh, particolarmente mh, difficile per eh, una donna, le donne vivevano la stragrande parte della loro vita eh, eh, così, chiuse a, eh, eh, in casa, no? a, al focolare domestico, e, eh, ed erano isolate, poi eh, sfruttate nella loro... In tutto il loro periodo fertile, ricordiamo che eh, molto spesso eh, si trattava magari di poco più che bambine, no? magari di, di 10, 11, 12 anni, eh, che andavano in sposa a, in spose a eh, uomini magari già di 30 anni, e, e proprio per far sì che venisse sfruttata la, tutta la loro, eh, il loro potenziale di fertilità. E poi questo significava che, insomma, statisticamente nel medioevo rinascimento parliamo di eh, eh, un'altissima incidenza di eh, morti infantili e quindi e questo significava che per poter sperare di avere due figli che arrivassero all'età adulta dovevi eh, farne 20 in media statisticamente. Quindi queste, queste ragazzine erano subito... Eh, ingravidate e passavano tutta la loro vita eh, in, 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 così, in, incinte e eh, dopodiché spesso soprattutto negli ambienti aristocratici insomma capitava spesso che una volta terminata l'età fertile entrate in, in menopausa venissero eh, mandate in convento e la cosa eh, finiva così. In questa vita così terrificante, sottomesse a logiche chiaramente eh, molto lontane da quelle che potevano in qualche modo assicurare loro una libertà, una possibilità di realizzazione di sé e via di seguito, eh, si fece strada in un'epoca che poi è anche abbastanza interessante, è l'epoca del, eh, della controriforma, del concilio di Trento e quindi è l'epoca della... Così della, della lotta a ogni forma di eresia eh, in un'epoca quindi in cui eh, l'uomo soprattutto nel, nella cristianità teme, teme l'eresia, eh, teme il dissenso, teme chi può, possa in qualche modo scantonare dalla, dal dogma ufficiale, dalla verità ufficiale, e su questo dobbiamo tornare perché questo è un aspetto <ride> fondamentale per capire anche il presente. Ecco che allora la donna in qualche modo intuisce, non sempre e non in tutti i casi e non in tutte le zone d'Europa, chiaramente, eh, si tratta di fenomeni che si verificano soprattutto in zone ad alta marginalità sociale, in zone molto isolate, sugli Appennini, eh, quindi in zone che ancora, ancora di più co eh, condannano eh, la donna ad essere... Eh, così tagliata fuori da qualsiasi forma di contatto, di relazione sociale, eccetera, ecco, accade che cominci a farsi strada nella mente di queste persone eh, l'idea, magari anche inizialmente inconscia, di poter acquisire una propria autonomia, soprattutto un proprio potere personale, so, già solo a livello familiare, sui, sui maschi eh, della famiglia, sugli uomini della famiglia. Eh, con, questa, con queste pratiche, che eh, in qualche modo fanno capire quanto quella donna possa essere potente, quanto si possa vendicare, quanto possa appunto esercitare un potere attraverso le sue formule magiche, attraverso le sue fatture, attraverso eh, le, 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 le pozioni che, che, che cucina e via di seguito. Eh, non a caso, eh, in effetti, se ci pensate nell'era poi della, del femminismo, dal, dall'inizio degli anni 70 in poi, del novecento, sì. eh, le streghe, eh, cioè le streghe, le femministe giravano per le strade eh, con quegli striscioni e con slogan del tipo appunto «tremate, tremate, le streghe sono tornate». Cioè sì. l'idea era proprio questa, la, la strega come colei che si fa protagonista di una rivalsa sociale vera e propria, e che probabilmente in gran parte, se non in tutti i casi, millanta un potere che effettivamente non ha, ma che le permette di, eh, di, di, di salire eh, no, ne, nella, nella gerarchia de, delle, delle, delle diverse forme di potere e mh, eh, addirittura provare a far paura all'uomo che di fatto la teneva segregata, la teneva sottomessa e via di seguito. Sì. Pietro, a questo proposito volevo chiederti, è vero che la maggior parte delle donne di Goneria erano mh, donne sole, vedove o non sposate e quindi più facilmente... Attaccabili. Come dire, attaccabili, sì. E forse anche certo, perché rappresentavano... Per tutto... Sì, vai. Sì. No, no, c'è questo aspetto anche, dunque, nonostante la stregoneria venisse eh, gestita o comunque la, di stregoneria venissero accusate anche donne sposate, eh, è chiaro che una donna eh, non sposata, magari rimasta vedova, era una donna molto più vulnerabile. Qui, qui, si, qui si, si apre un altro discorso enorme. Già nel Medioevo la donna, intanto la donna è un essere inferiore. È inferiore perché, costitutivamente, cioè da un punto proprio di vista eh, ontologico, la donna non possiede l'anima, che è soltanto l'anima razionale, che è soltanto quella che caratterizza l'uomo, cioè l'essere umano inteso in senso maschile nel Medioevo. E quindi questo significa e comporta che eh, la Chiesa stessa, che mh, la Chiesa cristiana e cattolica, che propaganda, che, che, che porta avanti questo tipo di. Eh, idee e di convinzioni, prescriva a ogni donna di eh, sottomettersi al controllo razionale dell'uomo che invece è colui che l'anima razionale eh, possiede. La donna è vista come un essere emotivo erotico, particolarmente incapace di controllarsi eh, dal punto di vista della sua, de, delle sue emozioni, dell'emotività. E quindi incline al peccato perché, è appunto, eh, sprovvista del, di, di un autocontrollo razionale e, in questo senso, chi eh, può eh, in qualche maniera dirigerla e eh, controllarla e garantire insomma eh, per la sua virtù è l'uomo che si erge a guida razionale, appunto, e che quindi. Eh, esercita come fa sulle sue emozioni, esercita questo controllo anche sulle, sulle passioni e sulla, eh, sulla passionalità della, della propria donna. Quindi ecco che una donna che non era sposata eh, in quel periodo o, era, eh, automaticamente, eh, eh, o finiva automaticamente in convento, Oppure era una prostituta, cioè nel senso che non c'erano altre soluzioni, o sposata o suora, perché eh, una donna non lavorava fuori di casa eh, e quindi eh, era chiaro che eh, tutto ciò che non comportasse il suo legame o con un marito o con Dio eh, significava di fatto eh, prostituzione, significava eh, essere, trovarsi nel peccato. Quindi una donna che eh, perdeva il controllo ma anche la protezione del marito, magari diventando vedova, era sicuramente più soggetta ad essere eh, attaccata ed era sicuramente più vulnerabile. Ma la cosa importante è che stiamo parlando comunque di un dissenso, di un dissenso sociale che si esprime con violenza. Eh, e io vorrei tentare un parallelismo con eh, il mondo di oggi proprio sì. perché, e questa forse la riflessione un po' più originale che si può fare, poi, se volete parliamo delle dinamiche, soprattutto dei processi alle streghe, perché eh, moltissime sì. cose non si sanno o vengono eh, come si può dire, mh, vengono raccontate in maniera un po' difforme da quella che era probabilmente l'autentica la, prassi. Ma ah, quello che vorrei sottolineare è che, mh, eh, diciamo così, eh, nel Medioevo c'è una fortissima equivalenza tra eh, il potere politico no? e da, dall'altra parte il dogma religioso. Cioè, eh, e non, non a caso, visto che con la caduta dell'impero romano d'Occidente l'autorità eh, diciamo, politica cade nelle mani della Chiesa, e la Chiesa che va a colmare il vuoto lasciato. Dalla, dal, dal potere politico eh, dei romani. E quindi la Chiesa, in, nella Chiesa, nelle mani di un papa e poi di un vescovo, eccetera, si concentra il potere, diciamo l'autorità religiosa e l'autorità politica, come ancora adesso avviene per esempio eh, nella religione islamica. Ora, ehm, questo tipo di saldatura molto forte tra dogma religioso e potere politico fa sì che chiunque metta in discussione il dogma religioso eh, automaticamente sta mettendo in discussione il potere politico. Quindi è un dissidente che eh, risulta particolarmente pericoloso da un punto di vista sociale. La stessa cosa però eh, avviene eh, al giorno d'oggi. Eh, nel momento in cui eh, come abbiamo potuto anche sperimentare il potere politico si salda ad una nuova forma di dogma che è il dogma scientifico e qui su questo punto di nuovo dovremmo, dovremmo un pochino approfondire e non è facile, non è veloce perché eh, quando parlo di dogma scientifico sto, so esattamente cosa sto dicendo perché ne sto parlando in senso eh, diciamo epistemologico e cioè eh, la scienza si basa su eh, un certo tipo di procedimenti per poter corroborare le proprie leggi, le leggi appunto le leggi scientifiche, che purtroppo non, non, eh, da un punto di vista metodologico non dispone di una, eh, di una capacità di potersi definire ehm, diciamo incontestabile e quindi assolutamente valida. Le, le leggi a cui la scienza arriva sono, tanto più dopo Galilei, sono soprattutto leggi a cui si giunge induttivamente e quindi attraverso quello che è un ragionamento per induzione che come tale, ma potremmo, potremmo poi scendere di più nei particolari, come tale essendo appunto un ragionamento che si basa sui fatti è legato esclusivamente a ciò che si è sperimentato. Faccio un esempio. Nel momento in cui voglio dimostrare una certa proprietà P eh, come proprietà che vale per eh, un numero eh, n di casi, io devo, non posso fare altro che verificarla per n che vale 1, poi per n uguale a 2, per n uguale a 3, eccetera. Cosa accade? Che a un certo punto non potendo verificare per un numero infinito di casi è arrivato a un numero sufficientemente elevato di casi, dico se è valsa finora, se questa proprietà ha funzionato finora vuol dire che funziona per tutti i casi. È in qualche modo il metodo con cui si sperimenta un farmaco, per esempio, ma anche il modo con cui qualsiasi scienza sperimentale arriva alle sue leggi. Il problema è che una legge scientifica come tale non può che essere, eh, cioè ha, la ha due caratteristiche fondamentali che la, che la connotano e la caratterizzano in modo pieno, e cioè una legge scientifica in quanto tale è universale e necessaria, cioè vale per tutti e vale sempre. E il problema è che nel momento in cui io sperimento un vaccino o sperimento un farmaco e non potendo sperimentarlo su tutti, anche se forse in questo tempo ci sono, ci sono riusciti, ci, st ci stanno provando, ma siccome in generale un farmaco è un qualcosa che si sperimenta su un numero n, mettiamo 5.000 persone, Dopo aver eh, come si può dire, mh, eh, verificato che per 5.000 persone quel farmaco ha funzionato, eh, che cosa ci autorizza ad estendere questa, eh, questa proprietà di questo, di questo farmaco a tutti i casi possibili? Ness niente, niente può autorizzarci a questo. Invece questo è esattamente quello che accade in, in ambito scientifico per qualsiasi legge. Cioè, visto che la legge vale per n casi, con un n scelto a piacere, è sufficientemente alto, allora si eh, induce che la, che la stessa legge valga per tutti i casi, con tutto ciò che poi questo comporta invece in termini poi di mh, effetti collaterali, di, eh, eh, così, di, di, di eh, conseguenze assolutamente non desiderate, ma addirittura eh, peggiori della malattia che si cercava di curare. E, e quindi ecco che quella legge in qualche maniera da sperimentale e in qualche modo verificata su un numero eh, ri, eh, limitato di casi diventa un dogma, perché diventa un qualcosa che vale assolutamente per tutti, nonostante non si possa in nessun modo eh, verificare su tutti eh, che ne so, gli uomini del, del pianeta Terra eh, se questa legge e, e, oppure questo farmaco oppure questa proprietà varia eh, valga. Non so se è chiaro. Chiarissimo. Questo vuol dire che Esiste in nessun modo da parte della scienza, la possibilità di dare per scontato una qualsiasi sua legge come definitiva e valida per tutti. Ed è il motivo per cui è valida anche per sempre: ed è il motivo per cui Karl Popper, grande filosofo e, epistemolo, e epistemologo, diceva: eh, beh, eh, quello che la scienza dovrebbe imparare a fare, sarebbe di, eh, nel, nel caso, falsificare. Eh, determinate proprietà, cioè andare a vedere se per caso una proprietà P può essere falsificata, in quel caso accantonarla, mentre per il processo di verifica si, si, si ingaggia, si, si innesca una procedura infinita e la verità resta un qualcosa di, eh, così, di, di in qualche modo asintotico, no? cioè qualcosa che può essere raggiunto soltanto all'infinito, perché per ora nessuno può verificare definitivamente una legge. Detto questo, ecco che la scienza diventa dispensatrice di dogmi e eh, il nuovo dogma che non può essere messo in discussione senza mettere in discussione lo stesso potere politico è quello scientifico. Ecco che quindi la strega di oggi è la stessa strega di un tempo nel senso che dissente, mette in discussione una certa autorità politica Andando a, eh, come si può dire, andando a far traballare un dogma, andando a mettere in discussione una verità all'epoca religiosa, dottrinale, adesso scientifica, e con tutto ciò che questo poi comporta in termini di discriminazione, di derisione, di disprezzo pubblico e sociale, e quindi di allontanamento: e di allontanamenti e isolamenti, abbiamo. Abbiamo avuto esperienze eh, anche di discriminazioni notevoli in questi eh, ultimi tre anni? Sì, Piero, guarda, Pietro, scusami, le tue parole mi hanno fatto sobbalzare, venire in mente la vicenda, e volevo chiederti, se può rientrare eh, nella figura della strega di oggi, la scacchista iraniana Sara Kadim el-Charia che in un torneo di scacchi internazionali ha deciso di giocarlo senza il velo tradizionale questo diciamo suscita facendo scattare le ire del, del, insomma, del regime iraniano tanto che lei a questo punto non può più rientrare in patria ed è dovuta rifugiare diciamo in Spagna mi pare che abbia scelto la Spagna come suo luogo di residenza e può essere questa ragazza giovanissima tra l'altro Considerata una delle streghe moderne dissidenti ad un regime, a un sistema. Ma dunque, intanto sì, se parliamo di dissenso. Fra l'altro, c'è assolutamente una, eh, una consonanza anche rispetto all'uso dell'abito, ne riparleremo eh. se volete. Ma eh, questo fatto di mh, eh, utilizzare un abito in maniera diversa da quella che è prescritta da eh, dai vari dogmi, dalla verità ufficiale, significa in, eh, insubordinazione, significa quindi eh, in qualche modo eh, mettere in discussione l'autorità politica, e in questo caso anche religiosa. Eh, certo alle streghe veniva anche eh, attribuito un potere, erano loro stesse a, anche ad, a riconoscerselo, ad attribuirselo. Eh, però anche eh, oggi, per esempio, coloro che ma manifestano il dissenso vengono anche in qualche modo associati a strane forme di ignoranza eh, che sconfina nella superstizione e quindi addirittura in qualche strana forma di esoterismo, eccetera. Detto questo, però, mi viene in mente che il simbolo del velo, del burka o di quello che volete, può anche essere eh, letto sbagliato nell'altra nell direzione. Io ricordo eh, molti anni fa un'alunna che, sì. eh, che era musulmana e eh, che eh, un giorno durante una lezione, mentre stavamo parlando di libertà, mi dis disse eh, che in Italia non si era liberi, mentre si era liberi in Francia. E io le chiesi il motivo per cui dicesse questo e lei rispose perché in Francia mi permettono di, di tenermi il velo e in Italia no. E, certo. e quindi noi vediamo il velo come una forma di prigionia e di limitazione della libertà, mentre dall'altra parte è sempre una questione, ho provato certo, a sviscerare certo. un pochino l'argomento no? e di approfondire un po', e lei mi ha, mi, ha, mi ha detto delle cose veramente intelligenti, mi ha detto eh, io voglio il velo perché non voglio essere, Considerata e valorizzata per quello che eh, per come sono esteticamente, ma per quello che ho dentro. E quindi preferisco, da adulta, per esempio, da grande, essere un ingegnere che eh, ha a che fare con gli altri ingegneri maschi, ma che viene considerata, considerato per quello che vale perché c'è un velo che, che non svela, che non manifesta il mio aspetto esteriore di donna. Che invece eh, togliermelo e poi scontrarmi con questo, questo aspetto del sentirmi eh, svalorizzata per, quello, per quelle che sono magari le mie caratteristiche, le mie inclinazioni, perché l'uomo poi di fatto pensa soprattutto a una donna in termini estetici. E quindi è interessante anche questo aspetto ehm, che rientra nel discorso della libertà e anche del dissenso. Sì, assolutamente. È interessante perché è la libertà di scelta che dovrebbe essere sostenuta. Ognuno può avere delle motivazioni diverse, anche opposte, e non, non è più libera luna no. e meno libera l'altra, ma la libertà di scelta appunto va a tutelare tutte, entrambe le posizioni. Sì, infatti, era proprio quello assolutamente. Okay. Sì. E direi che se posso aggiungere qualcosa. Sì. Il, il Medioevo, ma io direi allora, intanto noi abbiamo una idea di Medioevo che è molto più simile al tempo di oggi che a quello di mille anni fa, perché chi si accosta al Medioevo e com comincia a leggere le cronache, le fiabe. Le, i motti di spirito, le storielle dell'epoca e da quelle vince il modo con cui si viveva, si conduceva un'esistenza quotidianamente, si rende conto di quanto il medioevo sia stato più gioioso, più libero, più aperto, più luminoso, non solo di quanto si creda, ma di oggi. Eh, oggi si fa fatica a dire quello che si pensa, eh, oggi... Eh, c'è molta ipocrisia e, e, e direi che stia tornando anche molto fanatismo e molta eh, intolleranza e integralismo laddove eh, il medioevo invece per chi non lo studia soltanto sui libri di testo eh, in un modo diciamo eh, così eh, un po', un po' eh, così su, eh, succube di quello che è la narrazione ufficiale ma invece si accosta appunto agli eh, iscritti eh, coevi, per quello che c'è rimasto, eh, beh, eh, era un, in realtà un periodo, beh, ricordiamo che i, i primi scioperi eh, lavorativi, i primi scioperi contadini, le prime rivolte avvengono nel Medioevo, la donna era molto più libera di quanto si credeva, anche se effettivamente non aveva certo la possibilità di, di studiare o di lavorare, eh, e questo era sicuramente un peso, come abbiamo detto prima, ma all'interno della famiglia, all'interno della casa, la donna aveva una funzione molto, molto forte, di, di, aveva un ruolo direttivo nella famiglia, era veramente colei che gestiva la situazione. Eh, e anche dal punto di vista delle relazioni eh, extraconiugali, beh, abbiamo scritti su scritti che testimoniano come le donne si sentissero libere. Eh, eh, anche di eh, tradire il marito e come spesso questo tipo di eh, consuetudine venisse accolta non con, tutto quel, con tutta quella mh, tragedia con cui si accoglie oggi, spesso addirittura eh, si, si, si considerava in modo scherzoso questo, questo, in qualche modo questo essere infedeli, o comunque con molto meno peso, eh, c'era ancora molto poco marcato l'aspetto dell'indissolubilità eh, del matrimonio. Della sacralità del matrimonio. Io ricordo che eh, la Chiesa Cattolica eh, subisce una svolta enorme anche, dal, anche e soprattutto dal punto di vista dei sacramenti, proprio dal Concilio di Trento in poi e, poi pro e quindi proprio nel periodo in cui si sviluppa la stregoneria. E, mentre prima la situazione era sicuramente molto più, eh, molto più rilassata, e, eh, ed era sicuramente molto più. Eh, come si può dire, in, si viveva molto più in un clima di tolleranza, di, di, di maggiore apertura. E, e so di dire qualche cosa di eh, poco atteso, no? Ma eh, io ho scritto un libro che si intitola La storia dei vincitori, e i suoi miti. In cui ho messo fortemente in discussione l'aspetto eh, di questo buio me medioevo, di questa valle di lacrime in cui. Eh, ognuno viveva soltanto terrorizzato dal peccato e pregando tutto il giorno io ho messo molto in discussione questo e eh, soltanto successivamente dopo qualche tempo Cardini che è uno dei più grandi studiosi me del Medioevo dei nostri tempi ha cominciato a dire il Medioevo non esiste, non è esistito e io questo lo sostengo da parecchio eh, però ci sono delle <coughs> regole che, che bisogna rispettare allora come oggi, allora soprattutto in funzione del dogma religioso, oggi dal punto di vista del dogma scientifico, che secondo me comunque è un, è un dogma religioso, perché anche la scienza è di fatto una specie di religione. E quindi i ranghi vanno rispettati. E nel Medioevo è assolutamente vero che l'abito fa il monaco. Cioè, eh, assolutamente eh, l'abito qualifica e identifica perfettamente il ruolo sociale che hai. Quindi nel momento in cui una donna non si veste da donna, ma si veste da uomo, automaticamente è una persona che sta eh, attentando all'equilibrio e alla gerarchia sociale e politica e quindi è una pericolosa dissidente. E abbiamo casi, abbiamo l'ora d'Aquitania che si... Eh, comportava da uomo, divorziava, cambiava marito, addirittura passando da un re di Francia a un re d'Inghilterra, insomma era una, una, una donna particolarmente libera e eh, tra l'altro anche eh, molto creativa. Una donna che, che eh, cantava, suonava, era una delle principali eh, protagoniste femminili dell'epoca del, del fenomeno. Dei, dei, dei trovatori, no? anche lì ci sarebbe da dire parecchio perché i trovatori, in realtà non si chiamavano trovatori, ma c'è un errore di secondo me di traduzione dalle, dalle pergamene. E gli storici hanno preso una cantonata bestiale. Poi, da lì in avanti, la, a scuola le insegnanti si, si arrampicano sugli specchi per spiegare perché si chiamassero trovatori questi poeti che giravano per città e campagne con l'arpa la, o con la tromba, eh, per, dicono cose del tipo, perché trovavano le rime, ma è una, una cosa che non ha nessun... Eh, no, ci, no vabbè, un... non ci allora, hai intuito? Hai Come visto? Dov'è l'errore di traduzione? Nelle, nelle, pergamene, nelle pergamene medievali e rinascimentali, soprattutto appunto quelle in questo caso eh, in cui eh, ormai si cominciava a utilizzare il volgare, c'erano delle abbreviazioni, scriva, eh, abbreviazioni scribali molto complesse. Ce ne sono eh, centinaia di migliaia di, abbre, di, di abbreviazioni scribali, e eh, tra le più comuni c'era un trattino che si metteva sopra una lettera e indica che indicava una M o una N successiva, spesso su una vocale. Il termine trovatore, che in realtà era trovadore, trovador, trobeur, eccetera, era un termine che aveva sulla O un trattino, quasi sicuramente, questo trattino indicava una M ed era trombatori, che poi uno può anche pensare eh, con malizia, erano coloro che suonavano la tromba, e di fatto, eh, lo stesso Dante, nella Divina Commedia, a un certo punto dice lo trombatore d'ettore, che non era colui che si trombava Ettore, era colui che suonava la tromba per Ettore, e non era certo colui che trovava le rime per Ettore, ora, da questa cosa, anche cosa è successo? Che sono eh, secoli che, che parliamo dei trovatori solo perché questi qui non sono stati capaci di leggere una pergamena in modo corretto, non so se mi spiego. Bellissimo, interessantissimo, molto bella. Una di queste eh, trombatrici, no? eh, in effetti da pu molti punti di vista. E, eh, però ricordiamo anche, ricordiamo anche eh, la famosa eh, Giovanna d'Arco, la quale viene condannata a morte in effetti proprio perché eh, il, il principale direi l'unico capo d'accusa che riescono, eh, che l'inquisizione riesce a, ad attribuirle per eh, inchiodarla è quello di essersi vestita da uomo ma lei combatteva contro gli inglesi eh, guidando eh, l'esercito francese nella guerra dei, dei, dei cent'anni eh, e eh, ad Orléans avendo preso in mano eh, le redini dell'intero esercito francese per conto del delfino futuro Carlo VII di Francia, e quindi che cosa faceva? Non poteva certo girare in gonnella eh, con i pizzi e i merletti, ma eh, girava con l'armatura e vestita da uomo, e in questo caso la incastrano e quindi la condannano. Poi di fatto sappiamo dai, 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 dai verbali del processo, ma continuiamo a parlare di tutto tranne che delle freghe, ma comunque ci, eh, va bene. Eh, sappiamo che eh, Giovanna d'Arco chiese scusa e quindi venne accettato questa scusa queste sue scuse venne rimandata eh, in prigione dal, dall'inquisitore con eh, però appunto l'esplicita richiesta di non vestirsi mai più da uomo dopodiché durante la notte qualcuno riuscì eh, a far sparire i suoi vestiti da donna e il giorno dopo per presentarsi di nuovo davanti All'inquisitore eh, Giovanna non poté, eh, per evitare di andarci nuda, non poté che vestirsi di nuovo da uomo e a questo punto venne condannata come eh, recidiva. Attenzione perché la recidiva anche nell'ambito dei processi alle streghe è qualcosa di gravissimo. E quindi, nel momento in cui eh, venne constatata una recidiva, eh, Giovanna d'Arco, proprio per questioni legate al suo eh, abito, venne eh, bruciata sul rogo. Almeno questa è la versione ufficiale. Poi, in realtà. In questo libro, La storia di Vincitore e i suoi miti, io racconto una cosa spaventosa, clamorosissima, che si evince dalle cronache e che dice tutt'altro sul futuro e su, insomma, su quello che accadde dopo la condanna eh, di, 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 di Giovanna d'Arco. Ma anche di questo, o parleremo, magari qualcuno magari comincerà pure a leggere i miei libri e, a, e andare a vedere direttamente cosa racconto, perché magari è anche più interessante soprattutto più documentato. La terza è sicuramente la Papessa, anch'essa... Esatto, sì. È, la no? è proprio quella che, che, che si veste da uomo per poter studiare. No? Interessantissimo. Sì, questo è un caso eclatante, leggendario, che però forse tanto leggendario non è. Tu ci hai scritto un libro, le pagine strappate se non, se non erro, nel quale racconti tutta la vicenda. Eh, è una storia vera? È una leggenda? O c'è del vero in questa, questa storia? Ci sono elementi. Molto interessante in lei, perché eh? si ricollega al discorso che facevamo prima della donna che eh, con abiti maschili, costretta a indossare abiti maschili, eh, può sfidare il, le condizioni sociali, le regole, le regole sociali del tempo. Sì, guarda, il libro è uno dei libri eh, che, mi ha più che mi hanno più divertito scrivere, perché eh, è un libro che nasce da un'esperienza un affascinante, questo Le Pagine Strappate, in, qua in quanto eh, è scritto eh, grazie a un contatto che ho avuto eh, inizialmente via mail con un eh, grosso collezionista di pergamene di incunaboli e di eh, eh, libri antichi eh, in un'esperienza che non dimenticherò mai, indimenticabile, quando mi ha circa una dozzina di anni fa invitato a casa sua e ho cominciato a sfogliare libri e, e, e pergamene che non avrei mai potuto in, neanche sognare. Di fare e, e grazie a, a, al, suo, al, al, al materiale di cui disponeva a un certo punto io sono riuscito a analizzare eh, un'opera eh, tra le più importanti di un grande umanista che si chiama Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, il quale eh, ha scritto negli anni 70 del 400 un'opera che si intitola appunto eh, delle vite dei pontefici. Eh, nel, nel, nella, nelle, in realtà è un, è un libro che parla della storia della Chiesa da, da Gesù Cristo fino al Papa, eh, del, il, il Papa attuale, il momen, al momento in cui il Platina scrive. E eh, in realtà, eh, questo, questo, eh, questo tra l'altro, Platina non era proprio il più sprovveduto, Sisto IV, Papa Sisto IV lo fa direttore della Biblioteca Vaticana, quindi il primo direttore della Biblioteca Vaticana della storia e questo, questo grande scrittore, questo grande storico, eccolo qui, bravi, che cosa fa? Eh, scrive la storia della Chiesa e mette, come, come eh, Giovanni VIII, mette in elenco tra i vari papi anche eh, questa, questa donna, no? questo Giovanni VIII che in realtà era una Giovanna. Ora, eh, è un libro del quattro, della fine del 400, io eh, lo studio in un'edizione del, eh, del 1552, e eh, eh, però è vero che possiamo tranquillamente eh, così, dubitare di quello che Platina dice, perché Platina per parlare di questo e raccontare la storia di, papessa, di questa papessa, cioè di questa giovane che voleva studiare, eh, che quindi si veste da uomo per andare eh, nell'università più vicina e poter studiare che poi cresce in sapienza e in virtù al punto tale da essere universalmente conosciuta, all'epoca chi, er chi valeva faceva veramente strada eh? non come adesso che viene isolato e costretto a morire di fame all'epoca chi valeva emergeva effettivamente e quindi questa donna vestita da uomo che nessuno sospettava essere eh, femmina viene Portata in palmo di mano da eh, intellettuali, cardinali, vescovi, eccetera, il Papa Leone IV la, eh, la, 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 come si può dire, la nomina suo braccio destro in qualche modo, e quando Leone IV muore la designa eh, come suo successore, credendo sempre che si tratti di un uomo. Eh, in realtà, poi. Non era il Papa e non era neanche ancora eh, una, un collegio di cardinali a un conclave a stabilire eh, chi, fosse, chi, sarebbe, chi, chi, chi fosse il futuro Papa, ma eh, 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 i papi, papi venivano eletti per acclamazione dal popolo di Roma. Il popolo di Roma acclama questa donna vestita da uomo perché è sapiente, perché è buona, perché è virtuoso, sapiente e virtuoso, perché tutti continuano a credere. Il problema è che dopo eh, due, due anni, un mese e quattro giorni, questa è, è la versione più, più condivisa della durata del suo pontificato, dopo due anni, un mese e quattro giorni di pontificato, in una durante una processione tra eh, il Laterano e il Vaticano, questa donna perde un bimbo e quindi il Papa di colpo perde un bambino in un lago di sangue, si scopre contemporaneamente che è, che è donna e eh, che è madre e poi da lì l'ira del popolo che arriva, secondo certe versioni, a lapidarla, e in, secondo altre addirittura insomma, eh, a, 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 si procede allo squartamento, ma in realtà... Eh, poi in quel punto in cui si verifica questo danno, questa situazione terribile, questo incidente, si crea una cappella votiva che ancora oggi è lì, ma che all'epoca a Roma, eh, all'angolo tra Via dei, eh, San, dei Quattro Santi Coronati e Via dei Querceti a Roma, eh, vicino a San Clemente, ma eh, che... Eh, che eh, Inizialmente conteneva una statua, si chiama il Sacellum, questa cappelletta, conteneva una statua con una papessa che allattava un bambino, almeno questo secondo testimonianze di molti, almeno fino alla fine del Cinquecento. E poi invece adesso contiene eh, l'immagine di una Madonnina e niente di più. Ma eh, la cosa che dicevo è che questo libro racconta questo. Ma eh, Platina potrebbe aver preso una cantonata, infatti lui si riferisce a fonti precedenti che potrebbero essere false. La cosa invece interessante è che in questo libro io scopro una cosa pazzesca, studiandoci notti e notti fino ad arrivare a questa conclusione. Riesco a, a confrontare la cronologia di questo, di questo libro, di questa opera del 1552, nella versione del 1552, con la cronologia di una successiva edizione del 1560 e con un'altra cronologia di un'edizione dopo l'intervento censorio del Concilio di Trento del 1650. E facendo il confronto tra queste tre cronologie, dopo calcoli folli, no, mi viene... Mi gira la testa soltanto al ricordo. Arrivo alla conclusione pazzesca che dalla storia ufficiale in un periodo che parte dal, dall'857 d.C. al 1032, precisamente al dicembre del 1032 vengono cancellati dalla storia con degli accorgimenti di censura geniali, aggiungendo un mese, togliendo tre mesi, aggiungendo sei mesi, togliendo un giorno, eh, sulla storia de dei pontefici di due secoli, tra l'857 e il 1032 vengono cancellati dalla storia due anni, un mese e quattro giorni, cioè esattamente il lasso di tempo leggendariamente attribuito alla Papessa. E poi per, un far eh, per far ritornare i conti, diciamo del numero dei papi sì. meno uno, con la... sì, perché, sì, sì. perché se no non funzionava questa roba. E infatti, sono partito proprio da questa questione. Ho detto, ma allora, ma poi come fanno? Rimuovere un papa significa rimuovere un periodo di tempo, encicliche, bolle, tutto quello che ha fatto, no? e, e che facciamo? I concili, come la mettiamo? E allora facendo questo confronto e poi ne scopro un'altra ancora bellissima più bellissima questa, questa cosa la bellissima al lettore perché c'è un'altra scoperta che è pazzesca in questo libro e questo è un libro tra quelli che mi hanno procurato anche più fastidi perché è un attacco diretto a un certo potere che secondo me è il potere più forte certo. e che esercita esatto, da, da 2000 anni una censura spaventosa No, io mi chiedo quali sono stati già a quei tempi le menti eccelse che hanno prodotto questa manipolazione. Già allora c'erano eh, assolutamente, una genialità infinita. E oserei dire anche perché l'ho sperimentato di persona eh, sbattendo la testa contro questo genere di censura così sofisticata e geniale, che la censura che oggi funziona contro certe forme di dissidenza. Eh, appunto quelle soprattutto che mettono in discussione il dogma scientifico, ha imparato tantissimo da quella censura. Cioè la censura ecclesiastica, la censura eh, della Chiesa Cattolica ha fatto, eh, ha fatto veramente scuola. Eh, come si... scuola rispetto poi alla censura di oggi. Eh, sono state eh, trasmesse informazioni e eh, tecniche eh, che poi vengono assolutamente assolutamente utilizzate, eh? quindi è... è pazzesca questa cosa. Niente di più facile che dietro la censura ci siano ancora o... uomini che indossano <ride> l'abito, ah, certo. diciamo, <ride> anche okay. per quello che riguarda mm -hmm. la censura... Diciamo politica, culturale. Eh, teniamo, anche conto, scusa, teniamo anche conto di una cosa: Carl Schmitt, grande filosofo sì, Schmitt. Eh, degli anni 30, insomma, in qualche modo ispiratore de anche del nazismo, e quindi molto vicino al nazionalsocialismo. Carl Schmitt eh, mette in guardia e dice che ogni epoca ha una sua caratteristica particolare e che il potere politico di quell'epoca eh, in qualche modo si serve di quella caratteristica. Quindi ad ogni fase storica eh, corrisponde una certa eh, caratteristica, una certa identità. Che è quella con cui si sposa me meglio un certo tipo di potere. E dice: Noi viviamo in un'epoca tecnologica, e attenzione, lo dice negli anni 30 del Novecento, dice quindi nella prima metà del Novecento: Noi viviamo in un'epoca tecnologica, e in quest'epoca. Proprio perché la fa da padrone la tecnologia, e, e pensate quindi ad oggi, no? a che passi ha fatto, il potere politico più adatto, la forma di governo più adatta, che meglio si, 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 si adatta al, alla tecnologia, è quella della dittatura. E quando dice questo veramente fa accapponare la pelle, cioè nel senso che in effetti, la dittatura perfetta è quella che riesce a disporre del meccanismo di censura, di soppressione, di controllo perfetto. E quale eh, metodo di controllo e di censura è più perfetto? che non quello della tecnologia, no? E quindi dello spionaggio attraverso tutto ciò che accade in rete, soprattutto dopo che si è costretta una popolazione come quella mondiale a vivere in rete, perché ormai non si può fare più niente senza farlo online, anche solo i documenti, eh, non parliamo della posta, i portini non esistono. Allora, tutto ciò che da un lato ci spinge a, eh, come si può dire, avvalerci della rete e ciò che ci spinge nelle maglie di questa rete che ci... Che ci imprigiona, che ci cattura, e che ci permette e che permette al potere di controllarci in una maniera eh, perfetta. Se... Esatto. Allora, io ho due o tre domande subito. Però sentiamo Mari se hai qualcosa. No, vai, vai, vai tu. Allora, allora, forse Pietro voleva riallacciarsi al discorso delle streghe più prettamente. Sì, non ne abbiamo ancora parlato, <ride> <Ne> abbiamo parlato. <ride> e e allora cerchiamo di capire. No. Diciamo, cerchiamo di capire chi sono le streghe e gli stregoni di oggi e come si... Pietro, scusami che te lo dico, tu certamente sarai uno stregone, dissidente del sistema da tutti i punti di vista, censurato oltre misura. Allora, facci capire come agisce, visto che ne hai fatto esperienza diretta, cioè non è che ce ne parli per sentito dire, è che proprio l'hai vissuta sulla tua pelle. Cosa... Come avviene la censura oggi verso i, i tecnostregoni del 2022 o quasi 2023. Allora, intanto il meccanismo. Uno, uno dei meccanismi più potenti della, del, del controllo sulla, sulla gestione del controllo sulla dissidenza è l'ISBN, secondo me, cioè quel codice che tu ottieni pubblicando un libro soltanto nel momento in cui un editore decide di. Pubblicartelo, puoi anche comprartelo da solo l'ISBN, ma eh, non ha nessuna convenienza, è soltanto un costo, tanto più se poi pubblicando da solo non ottieni grandi risultati. Eh, al di là dell'ISBN in sé, del codice in sé, il, come si può dire, il nulla osta la pubblicazione è innanzitutto quello dell'assenso da parte di un editore che accetta di eh, pubblicarti. Ecco, io credo che la prima forma di censura parta da lì, sia quella, cioè gli editori hanno questa prima funzione di, non, di filtraggio, no? e quindi di non far trapelare, di non far uscire dal loro filtro eh, ciò che è, eh, in qualche maniera potrebbe ri rivelarsi scomodo per il potere. Lo fanno anche per un tornaconto personale, cioè per evitare di avere grani anche loro. E questo è un aspetto di censura molto importante. La censura di oggi è una censura che spesso ognuno di noi senza accorgersene esercita sull'altro per tutelare se stesso. E quindi ci censuriamo vicendevolmente. No, questa cosa non, non te la posso non ti permetto, non ti posso permettere di dirla, perché poi sei sul mio canale e mi chiudono il canale. Ecco, per esempio, questo è stato un aspetto importantissimo. YouTube ha utilizzato questo, questo meccanismo in una maniera molto sapiente, e quindi perché il ratto non lo vedete più? Perché se il ratto va a finire in certe, eh, certi canali, ne ho in mente parecchi, che hanno 100, 200, 300 mila, ma anche di più ehm, iscritti, eh, iscritti e, e quindi che monetizzano abbastanza in maniera, come si può dire, no? proficua, e se ci va a finire lui e dice cose che non piacciono a chi sta a ascoltare, che fa la segnalazione, la community e queste menate, il risultato qual è? Che è... Che, Chiudono quel canale, e questi canali cosiddetti dissidenti, in realtà hanno tutto l'interesse a, a non farti parlare per evitare di eh, smettere di esistere. Ecco che quindi la censura ce la facciamo da solo e perfino il canale che dovrebbe vivere di dissenso perché si definisce alternativo. Va di tutto per tapparti la bocca perché sennò non monetizza Vabbè. più. Vieni da noi e puoi parlare e dici quello che ti pare. Ah, no. Anche perché non, non monetizziamo per sé, proprio eh, perché sapevamo di questo e perché comunque abbiamo altri due canali di riserva. L'abbiamo aperto apposta: se ci chiudono il primo andiamo sul secondo e poi sul terzo, <ride> non abbiamo problemi. Non abbiamo problemi. È una censura che si regge in piedi da sola in pratica. Ecco quindi intanto una censura che si regge in piedi da sole è una censura che nasce subito dal ecco prima cosa si faceva? Si bruciavano i libri, si bruciavano anche le persone, ma si bruciavano i libri adesso bruciare la persona è brutto perché è politicamente scorretto, no? E dice diciamo insomma, cosa fai? Lo bruci? Ma i diritti umani, l'inclusività e tutte queste menanze? Allora non bruciamolo poverino, però sputaniamolo. Allora, cosa fai? Non lo bruci? Ma gli inserisci dentro il computer qualche film pedopornografico quando viene una, eh, un controllo? Che ne so, e lui diventa di colpo un mostro eh, spaventoso. Oppure lo deridi. O cerchi il momento in cui fa un errore, prendi questo errore e lo La nostra amica pendula, e... l'aspettavamo, cioè, dobbiamo sentirla in religioso silenzio. Eh, vabbè, ma è. È, è, è un momento importante della mia vita, ma ci sta, e ci sta con l'argomento ecco, della quindi... serata e quindi. Eh, il problema è questo: cioè, tu devi cercare di screditarlo, di andare a cercare il difetto, il problema. Il dissidente oggi ha il problema di dover essere moralmente molto virtuoso perché, se no, la prima e poi se le inventano anche le cose. Pensate ad Assange, io non smetto mai di pensare a lui. Tutto nel momento in cui lui tira fuori la questione dello scandalo di quel famoso video collateral murder, che cosa succede? Succede che eh, subito viene accusato di violenza sessuale nei confronti di due ragazze e lì parte il suo, la, sua, la sua via crucis. Poi a distanza di dieci anni il capo d'accusa crollerà perché non stava in piedi, ma nel frattempo l'hanno sputtanato. Quello che conta non è che la giustizia poi accerti. Le cose ma è che comunque tu venga svergognato quando sei svergognato per l'opinione pubblica sei ormai soltanto un, una persona deplorevole anche se poi il, un processo che dura 50 anni arriva a, 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 a sostenere che il caso non sussiste che, e che tu eri innocente non importa perché tu ormai sei fuori e quindi non bruciare le persone e non bruciare i libri perché insomma è anche, voglio dire, c'è anche questa CO2 e quindi si libera, si libera, è dannoso per il clima, no? Voglio dire, mica possiamo bruciare i libri, i libri che poi dopo facciamo male al pianeta. Allora facciamo un'altra cosa, non glieli facciamo proprio pubblicare i libri al ratto, così io guardate per questo libro qua, le, le pagine strappate sono andato avanti due anni a cercare un editore perché era una cosa folle, mi hanno chiuso le. Le porte, tutti, uno dei maggiori, quelli da cui sono partito, mi ha scritto via mail chiedendomi, mi ha risposto via mail dicendomi: Ma lei ci tiene alla sua famiglia? E io stavo parlando, è un libro che parla di una, di una questione accaduta, voglio dire, 1200 anni fa, no? Eppure ci tieni alla tua famiglia? Perché tu stai tirando fuori una cosa terrificante. Quindi la censura di oggi è preventiva. Siamo al punto che addirittura andiamo a catturare. Il terrorista, solo perché pensiamo che, sia che abbia la possibilità di diventarlo, Dice, ah, questo qui potrebbe essere un terrorista, quindi mettiamolo in galera. cioè non c'è neanche più la pazienza eh, di andare a vedere che prima delinqua una persona per poterla, per poterla poi mettere. Eh, agli arresti. E quindi, e questo è proprio tipico, no? la cultura del sospetto. Allora il Novax è senz'altro un fascista, è senz'altro un terrorista, è senz'altro uno che vuole destabilizzare il potere, che eh, odia la democrazia e tutte queste cose. Quindi con i mass media eh, la censura è diventata... Potentissima, basta una nota stonata e tu sei rovinato e la tua reputazione è rovinata e qualsiasi cosa tu dica viene ormai non più in nessun modo accolta come eh, un minimo affidabile perché tu sei un, un povero disgraziato. No? E questo, questo è il fatto. Poi ripeto, continuiamo a non parlare delle streghe medievali, magari faremo un'altra puntata. Però, <ride> ah, un... eh, non parliamo <ride> Ma eh, come dire. Forse cambia il tempo, ma i sistemi rimangono mm -hmm. uguali, voglio dire, poi alla fine. Stiamo parlando delle streghe moderne, in qualche maniera, di chi viene additato, come. A questo punto il termine streghe, strega, stregone, dissidente, mi sembra che in qualche maniera abbiano diversi punti di contatto. Eretico, dissidente. E appunto Eretico, sì. Eh, quindi se parliamo degli eretici, dissidenti e irresistenti, e vai, dei terrapiattisti, dei, eh, In qualche maniera stiamo parlando di, delle streghe, degli stregoni del Medioevo, dal Medioevo che ci hanno accompagnato. Eh, eh, appunto, quindi ne stiamo parlando... E Il loro potere qual è? Qual è il loro, sortile... il loro sortilegio? Qual è la fattura che fanno? Quella della fake news. Cioè loro eh. riescono... A fare il miracolo Aspetta. che poi è la parola magica, capito? Perché poi c'è sempre questa questione della parola. La parola fa oh, magia, sì. la parola produce effetti, e lo sappiamo benissimo. Allora, la parola eh, che, eh, che denota una, una falsa verità, appunto, una fake news, è la parola. Che può destabilizzare, la parola che può convincere gli altri di una falsità, anche se magari è una verità, ma è una falsità di regime. E quindi il risultato è che tu, visto che sei un dissidente, non devi avere diritto di parola. Ecco perché YouTube si, si, si fregia della possibilità di cancellarti in tre minuti. Sono gli stessi governi, eh, addirittura le amministrazioni eh, occidentali che si autoconsiderano le più. Democratiche del mondo a prescrivere a Facebook, a YouTube, eccetera, di eh, chiudere tutti gli account di gente che dice cose che non sono in linea con quello che dice il sistema. Quindi ecco che la censura diventa preventiva. Io faccio un esempio che ho già fatto e, e nel caso chiedo scusa, ma io ho una pagina Facebook che mi sono costruito con fatica per decenni. Io ho cominciato a decenni no, ma insomma ho cominciato mi sembra di averla aperta nel 2011, quindi sono 11 anni, a cui ho lavorato molto e me ne vergogno perché avrei potuto forse dedicare le mie energie a qualcosa di meglio, ma ho lavorato molto per utilizzarla come strumento e come canale per far sapere quello che faccio, visto che non lo dice nessun altro e allora ho cercato di dirlo io. Sono arrivato a un punto in cui a novembre 2021 questa pagina aveva un giro di 2 milioni e mezzo di persone che venivano a guardare. Nel momento in cui c'è stata la, la questione dei, de, dei vaccini, la questione de, della discussione sugli obblighi vaccinali, poi il Green Pass, eccetera, la mia pagina è stata, loro ormai riescono a modulare la, la capacità di diffusione di una pagina come se avessero un potenziometro in mano, no? come se sì, avessero sì. un po' meglio, da 10 vanno a 6, a 5. In questo momento la mia pagina da 2 milioni e mezzo di un anno e un mese fa ha 41.000 persone che ci girano mi hanno cancellato, mi hanno tolto la voce. Allora io faccio un nuovo libro, il mio nuovo libro non, avviso che c'è e lo vedono il, il, il 5%, il 3% delle persone che sono in realtà legate. Alla mia pagina si sono iscritte per sapere, non sanno, nonostante si siano iscritte per sapere, non sanno più nulla perché non ricevono più le notifiche. E in questo c'è anche un aspetto di passività inquietante perché tu che cazzo ti iscrivi a una pagina per poi stare lì a dormire tutto il giorno, aspettare che ti suoni la campanella. Se ti scrivi una pagina, vai a guardare cosa succede, vuol dire che si presume che ti interessi, ma lasciamo perdere sulla passività. Adeguatamente coltivata oggi eh, a scuola, sì. sulla passività si costruisce la censura. La passività della gente fa sì che la gente non vada più a cercare, nessuno viene a dirle niente e tutto finisce nel dimenticatoio. Però la questione è che poi viene fuori un libro, il libro va so, nelle librerie, non va perché in realtà. È costoso perché i librai non lo prendono perché un libraio non è che accetta tutti i libri, li deve prendere lui e quindi sceglie quelli che vuole prendere. Quindi è già difficile arrivare in libreria. Allora in libreria non ci vai. L'unica soluzione è il, il bookstore eh, su internet e quello comincia a boicottarti dicendo che il libro non esiste o oh, appunto, come nell'ultimo caso con Amazon, degli sì. in Italia, questo libro sarà spedito in due mesi. E il risultato è che la gente non lo prende, è un lavoro micidiale che ha una valenza enorme, importantissima rispetto alla comprensione di quello che è il presente e magari anche di quello che è il passato, perché non è che faccia così schifo a capire come è andato il passato, viene passato sotto, eh, sotto silenzio, viene messo nell'ombra più totale e tu però ci lavori. Cioè tu non è che semplicemente scrivi un libro perché proprio quel giorno non sai cosa fare, ci lavori giorni e notti mesi, ci, ci studi approfondisci e cerchi di dare un tuo contributo per quello che è la tua modalità al mondo e questo è il risultato e il rispetto per il tuo lavoro cioè, non so se mi sì. spiego no? bellissimo, senti quel, quel passaggio che hai fatto eh, mi ha colpito molto, è vero le parole allora guarda è stato di una bellezza estrema tanto che l'ho voluto sottolineare mi è piaciuto moltissimo perché sei riuscito a disvelare, con due parole, le, le, come dire, quello che sta succedendo. Tacciare uno stregone di sortileggio oggi vuol dire semplicemente eh, fare di lui uno che racconta fake news. E questo è il sortileggio che gli si addice, gli si modo, appiccica come etichetta. Ed è un'operazione... sì che esercita il è del potere, è un'operazione. Perché cosa fa? Fa sì che le persone credano a una teoria falsa che addirittura semina la morte, come nel caso delle vaccinazioni. E quindi poi di fatto è un pericolosissimo individuo che mina alla base la, la società e la salute del, del, del mondo. È cioè, verissimo, è verissimo. È ecco il potere è una cosa che, è che vi accordiamo. Sì, sì. E spesso, e spesso alle, alle streghe succedeva questo, cioè a loro veniva accordato un potere smisurato molto più forte di quello che avevano, ma era proprio il modo per far sì che si attirasse contro di loro una specie di eh, riprovazione pubblica, cioè ma insomma, ma fa questo, ma uccide, ma uh, può, può fare sì, del sì. male. Allora a quel punto ecco che tu potevi bruciarla eh, in qualche maniera con il, il consenso, l'approvazione sì. del sì, pubblico, sì. no? Guarda, sono bastate queste due parole. Hai smontato il meccanismo. Ci hai fatto vedere cosa si nasconde dietro le rotelle. Sono bastati appunto questi due passaggi. Ed è chiaro, lampante per tutti. Vabbè, siamo in un covo di stregoni in questo canale. Lo sapete, <ride> senti. Io ti volevo chiedere una cosa. Come, secondo te, come si sta attuando quel passaggio di tenere così tante persone dentro il recinto? Come diceva. Giorgio Orwell o Aldous Huxley cioè stiamo tenendoli prigionieri con il di più o con il di meno, togliendogli cose, spazi di libertà o aggiungendogli cose che poi alla fine li, li inchiodano li imprigionano Li imprigionano come per esempio la tecnologia cioè tu dai, dai prima il telefonino, dai internet dai il computer, poi alla fine quello dice vabbè ma io mi trovo nella mia zona di comfort perché ci devo rinunciare ma dunque eh, in realtà stanno utilizzando entrambi i meccanismi, eh, perché da un lato tolgono, questa... sottraggono libertà e la sottraggono dal punto di vista dell'essere, eh, come si può dire, giustificati nel loro sottrarre, perché la sottraggono per il nostro bene. Cioè, uno dice, io accetto di essere chiuso in casa con la porta saldata perché almeno non uccido gli altri, no? Quindi, eh, no, nel senso che mi sento proprio un eroe, no? Addirittura, addirittura passa il concetto per cui io mi vaccino per gli altri, che è una delle cose più idiote che io ho mai sentito in vita mia, perché in realtà il vaccino nasce proprio per proteggere te stesso. No, stato. io lo faccio per te. Allora dice, non farlo. Cazzo vuoi da me? Cioè, perché me lo devi fare per me? E' eh, tu, tu fantastico. Per me? No, ma insomma, tu non fai tutti i vaccini per me e poi mi disprezzi e mi dici che devo morire perché io sono un Novax, Ma allora non fanno <ride> sì, riesco a capire l'amore per il prossimo, visto che il prossimo sono sì, io e sono mito. quello che tu stai infangando dicendo e che faccio schifo che dovrei morire perché allora no? però da un lato tolgono, dall'altro, sì. che cosa fanno? Dall'altro aggiungono. Eh, è lo stesso meccanismo dell'informazione: cioè, l'informazione che cosa fa? Ti toglie. Guarda un po' come i, i telegiornali parlino solo tutti, su tutte le reti, parlino delle quattro, solite quattro cose di quel giorno lì, solo quattro. In un, in un pianeta sono successe quattro cose, quattro, no? di, cui, di, di cui due eh, gossipo o cagate micidiali. No? Altre due spaventose stratosfere, tutto il resto non è successo. Quindi, da un lato l'informazione è selettiva, al punto da togliere il 90%, ma in realtà. Eh, molto di più di quello che accade, il 99,9% di quello che accade, perché quello che accade in Africa non interessa a nessuno, no? Per esempio, allora, da un lato l'informazione selezione toglie quasi tutto, dall'altro moltiplica informazioni idiote, stupide, inutili, proprio perché c'è questo meccanismo di selezione anche da parte nostra, cioè io se ho cinque persone che mi parlano insieme, eh, cavolo, io devo sentirle, non riesco a sentirle tutte e cinque, no? Allora right. il risultato è che per cercare di sentirle tutte non sento niente, e il risultato è che vengo completamente confuso e disinformato. Allora se io ho, se io sono bombardato da informazioni una dietro l'altra, tra l'altro sempre dello stesso tipo, ripeto, ma moltiplicate, eh, ribadite, eh, ripetute, io vengo frastornato, vengo completamente rincitrullito, rimbambito e il risultato è che il troppo, così come il troppo poco, eh, mi creano una forma di sostanziale passività e, e vuoto esistenziale, vuoto di conoscenza, vuoto di informazione. E così via, sì, sì. Meri. Insomma, un bel una bella, diciamo visione d'insieme di tutto quello che è stato fatto in questi due anni. Tre. Abbiamo toccato tre. Vero, ormai, quasi, sì. ormai siamo ormai... a tre, dai, ah, ah, vero. Eh, che, insomma, è stato è stato pesante, è stato pesante un po' per tutti. Senti, ci sono degli elementi che in questo momento mi stanno facendo pensare che nuovi stregoni sono, diciamo, questi non apprendisti stregoni, questi stregoni veri sono all'opera. Per riproporre meccanismi analoghi a quelli che abbiamo visto tre anni fa. Se te lo ricordi, ve lo ricordarete sicuramente tutti. Eh, All'inizio è cominciato dicendo che insomma, bisognava monitorare i passeggeri che arrivavano dalla Cina, a fargli i tamponi, se non in maniera obbligatoria, quantomeno facoltativa, ma farglieli perché da lì si stava, stava arrivando un flusso. Siamo nelle stesse condizioni del dicembre 2019 si sta prospettando una riedizione di quello che abbiamo assistito. Ma dunque, una delle mie caratteristiche eh, forse non molto simpatiche ai più è che io preferisco parlare del passato che del presente, non parliamo poi del futuro perché del passato, eh, sanno tutto tutti e io preferisco perché almeno sul passato c'è qualche documento, sul presente non si capisce niente, il futuro <ride> lo affido al, ai maghi. Però diciamo che sicuramente eh, o, meglio, sicuramente l'idea che a me dà è che si stia riproponendo un nuovo giro di valzer, come ho scritto sulla mia pagina Facebook, perché di fatto stiamo tornando a quel punto. E la cosa bella è che l'attuale ministro della salute ha fatto sapere che, appunto, istituirà di nuovo la regola del tampone per chi arriva dalla Cina, ma nello stesso momento. Eh, dice noi però siamo a posto questa volta perché siamo vaccinati certo però dobbiamo temere le varianti allora che cacchio siamo vaccinati cioè se tanto temiamo le varianti non ho capito a cosa serva il vaccino detto questo eh, il dubbio è proprio che si stia riproponendo una situazione che d'altra parte se stiamo a quella che era la scansione della della simulazione di, di pandemia gestita dal Rockefeller Center all'epoca, eh, se stiamo a quei tempi non, non abbiamo finito perché dovremmo arrivare più o meno fino alla primavera di quest'anno per poter dire che abbiamo chiuso eh, i tempi esattamente come erano stati diciamo, simulati all'epoca e quindi c'è da aspettarsi forse ancora un colpo di coda, dopodiché eh, diciamocelo chiaro. L'esperienza è piaciuta molto perché ha eh, ridotto la gente a un livello di schiavitù eh, spaventosa e ha terrorizzato al punto da far sì che le persone eh, siano persino contente di rimanere chiuse in casa, di non lavorare, di perdere il lavoro, di, per, eh, piuttosto che morire e eh, quindi io credo che questa esperienza abbia dato così tanti frutti positivi per chi gestisce la situazione la baracca che sia sicuramente da riproporre con tante nuove bellissime forme di virus e che quindi sia un futuro che ci aspetta. Certo, siamo un mondo globalizzato e quindi un mondo in cui i virus girano, ammesso che esistano, girano eh, per forza, quindi è anche vero che dire: eh, Ma quello lì stava preparando eh, delle simulazioni. Può anche essere che sia, in effetti, un qualcosa di utile in un mondo in cui le malattie girano. Però ci sono delle tempistiche, come si usa dire oggi, e soprattutto delle, de, degli effetti. Rispetto, eccola della cosa, infatti, degli effetti rispetto alla questione poi della succubanza della gente nei confronti di un potere che ti dice oggi esci, oggi no, oggi vai in vacanza, oggi no, oggi prendi la macchina, oggi no. E caspita, eh, veramente nel momento in cui terrorizzi le persone, hai il potere assoluto su di loro, questo è qualcosa eh, che noi conosciamo eh, da sempre e che la Chiesa ha imparato molto bene, perché l'inferno è fatto per sottomettere le persone. Io ricordo che, insomma, la paura. non è che proprio la paura è stata un evolu... un'evoluzione nel concetto di inferno, esattamente come c'è stata un'evoluzione nel concetto, per esempio, di purgatorio, no? Perché ancora alla fine degli anni 30 del 400 il purgatorio non era definito fino appunto a un concilio preciso, no? Che il concilio di Firenze e quindi fino a è... poi il purgatorio è diventato per esempio molto utile perché si fa cassa su quello. Perché tu hai dei parenti che sono morti e che certo. sono senz'altro lì spettano la vendita delle induce dei soldi esatto quindi è tutto, questa paura è tutta funzionale è tutta funzionale all'esercizio all dell'autorità è proprio eh, la legge e chi non ha paura della... è uno stregone. Una Esattamente, perché un perché è per, pericoloso, perché non avendo paura rischia di trascinare fuori dalla paura anche agli, gli altri e diventa un rivoluzionario ingestibile, dunque dagli al, all'eretico che è il pericolo sociale numero uno. No? E quindi eh, non, non mettiamo in vendita i libri di Pietro Ratto. Vabbè certo, <ride> il problema è che se si va avanti così davvero non si... io francamente vivo Di quello, eh? però sono eh, non posso dire di non essere preoccupato perché eh, stanno colpendo al cuore il mio lavoro. Eh, resta il fatto che e eh, mi sono anche detto è comunque il mio lavoro, e finché ce la faccio io andrò avanti. Dopodiché eh, vorrei dire, sai, che poi quando uno muore, tanto più se muore di fame diventa un santo, un martire, e allora può darsi che il miglior servizio ai miei libri sia quello, no? Se non un ce no? quella diventerà. Magari in modo per. Però fino a questo momento la situazione è di chiusura, è di penalizzazione e eh, addirittura mh, un discredito. Beh, nel mio caso credo di avere abbastanza, un, come si può dire, una reputazione di persona che le cose le fa seriamente, spero di, di averla ancora e quindi non, non, non mi hanno intaccato più di tanto su questo. Però è chiaro che hai comunque l'etichetta di, di, di colui che fa parte di un certo ambiente. E quindi, comunque, sei legato a un certo ambiente di fattucchiere, di streghe, di stregoni, e allora eh, capita che il tuo lettore ti dica: scusi, prof, ma perché il suo libro, I Rothschild in Italia, l'ho trovato in libreria, ma nel, nello scaffale esoterismo? Ecco, e questo è il punto. Cioè, diventi uno che. Parla di strane magie, che inventa le cose, che ha a che fare con l'esoterismo, quindi, quindi non ha nulla a che fare, nulla a che vedere con la storia, con la scienza, con lo studio, con la ricerca. È uno che le cose se le inventa. Ecco, eh, caspita bisognerebbe aprire un mio libro e, e, e rendersi conto che ci sono più note che pagine, cioè bisogna capire sì. che tutto è documentato che non è che è campato sì. per aria no? sì. Pietro sentimi, abbiamo capito bene o male chi è la figura dello stregone o della strega moderna qual è il suo ruolo e perché è così temuto dal sistema, chi sono i domenicani, la santa inquisizione dei tempi di oggi, a tuo avviso eh, i, chiaramente... i domenicani più feroci ciao eh, chiaramente il, il domenicano o comunque in generale l'inquisitore, allora anche lì, anche lì è, è slittata la cosa, non c'è più la figura che si prende la responsabilità, mi spiego, così mm. come eh, la condanna e la pena sono somministrate in maniera subdola e mm. quindi eh, senza un attacco diretto eh, semplicemente ti spengono, no? senza eh, un rogo. No? perché in realtà poi passerebbero dalla parte del torto e Amnesty International inter interverrebbe e magari nel caso hai semplicemente un incidente stradale come è avvenuto a tanti giornalisti in gamba e finisce lì nessuno può dimostrare che ti hanno fatto fuori e chiuso però la stessa cosa avviene con l'inquisitore non è mai nessuno che si prenda la responsabilità definitiva perché con l'avvento della burocrazia chi ti chiude ti dice ma non devi prendertela come devi rivolgerti al piano di sopra il piano di sopra vai su, è kafkiano, e eh, vai al piano di sopra e al piano di sopra, questo dice io, ma io non ho fatto altro che eseguire gli ordini del piano ancora sopra e il risultato è che non c'è mai nessuno responsabile. Quando arrivi in cima, ammesso che tu ci riesca, quello dice chi, io. Ma questi si sono sbagliati, <coughs> io non ho messo niente, sarà stato quello giù. E continui a salire e scendere in una eh, eh, situazione di scarica barile che fa sì che non ci sia mai l'attacco diretto. Eh, il canale a chi si riferisce e non sarà soltanto un, un incidente tecnico. Eh, ti, ti si è chiusa la pagina, ma non era perché è intervenuto xy era perché hanno ricevuto delle segnalazioni oppure perché la community chi cazzo è la community, io non l'ho ancora capito, ma c'è la community... No, manco io, io l'ho capito chi è sta community <ride> Non l'ha capito fa. nessuno. <ride> no, perché <ride> no, a, a noi ci ci ce preso. le hanno fatte le segnalazioni, eh? ci hanno rimosso almeno 6-7 video, tante che abbiamo dopo, chi è che fa queste segnalazioni? Chi è, è questa, questa cioè, cioè, Esatto, cioè, non c'è un nome, non c'è un cognome, esattamente come quando cerchi di capire a chi appartiene un'azienda, una società, una multinazionale, ci sono altre aziende, altre società e non c'è uno, una persona, in questo modo tu non puoi andare lì a dire, a citofonargli e dire, oh, ma tu eh, ce l'hai con me, adesso parliamone. E guarda, è lo stesso meccanismo <coughs> che c'è quando tu hai dei problemi, che ne so, col Corriere, <coughs> o dei problemi sì. con eh, qualcuno che ti, so ti dovrebbe dare un servizio, non trovi la persona referente con cui prendertela o dire mi spieghi perché non c'è. C'è sempre un qualcuno che dice: Io non ne so nulla, rispondo per la società, ma non posso, la società che rappresento, ma non so perché, non so come mai, valuteremo, vedremo. E il risultato è che nessuno si prende la briga di eh, comparire in prima persona e di esporsi e in questa maniera ti lascia completamente disarmato. Senti, Pietro. Su questo quest aspetto se ti va. Noi abbiamo avuto già la disponibilità, ma tu la conosci, la stimi e l'apprezzi. Hai fatto anche la prefazione al suo libro, Beatrice Silenzi, facciamo un approfondimento tu e lei insieme sulle forme di censura che in qualche maniera i mainstream attuano nei confronti di, eh, diciamo della informazione, non la voglio chiamare alternativa, del formazione complementare a quella che rilascia il sistema. Ti va? La chiamo sì, Beatrice sì. e organizziamo un incontro insieme. L'anno prossimo. Va bene, sì. Ok, va L'abbiamo avuta ospite, gliel'avevo accennato se gli faceva piacere fare un appuntamento a hotel. Già ci aveva dato l'ok. Okay. Adesso ce l'ho io. Lo, ve lo chiedo in pubblico, così è più difficile che mi dire di no. <ride> <ride> <Mi, ride> in dentro questi meccanismi. Allora, Mari, qualche altra riflessione? Sì, volevo fare un passo indietro, mi è venuto in mente un, uh, un particolare che avevo forse letto da qualche parte, eh, cioè mh, che la Chiesa, eh, prima del Medioevo, o all, all'inizio del Medioevo, eh, condannava addirittura chi credeva nelle streghe. Cioè, ah. una, eh, aveva una posizione opposta. Poi... Ora non, non so a partire da quando, non so bene eh, i passaggi specifici con le tempistiche specifiche, ma Pietro è qui per questo. E, con, passo a considerarla invece un, uh, un problema. Quindi, da lì nasce la famosa caccia alle streghe, i Tribunali dell'Inquisizione. Cosa è successo? Qual è stato il passaggio che eh, ha determinato questo, questo cambiamento completo, completo di rotta? No, aspetta, c'è qualcosa che non va? Si è chiuso... Non lo sento. No, infatti, si è chiuso l'audio. Adesso sì, adesso sì. Vai. Sono io, devo, devo sì. aver sbagliato qualcosa. Ma sicuramente il concilio di Trento, nel senso che a un certo punto l'eresia prende un nome, un cognome, assume una positività, un, una identità e dunque è comodo invece com cominciare a crederci e a considerarla eh, una colpa, considerarla una, eh, una, con una condotta da eh, stigmatizzare, da condannare eh, perché in questa maniera si esercita un potere, un controllo sul dissenso. Eh, quindi a quel punto serve il colpevole. Quello che prima era considerato un fenomeno, eh, come si può dire, eh, fittizio, eh, in qualche modo alimentato da una credulità popolare senza nessuna forma di. Eh, giustificazione razionale effettiva, qui vediamo il Malleus Maleficarum che è uno dei principali eh, manuali per inquisitori che viene pubblicato eh, alla fine del è, è precedente al Concilio di Trento questo è già se non ricordo male della fine del 400 e, ed è uno dei primi perché doveva in qualche modo venire come si può dire normato, regolamentata l'attività dell'inquisitore dell perché Troppi inquisitori facendo finta di niente si facevano anche giustizia da soli e in mezzo alle streghe infilavano anche il vicino di casa, quello che gli aveva eh, no, creato dei problemi. <coughs> allora bisognava in qualche modo regolamentare. Il malleus maleficarum uno dei primi, anche la pratica inquisizionisti di, di Bernard Gui, che poi di fatto è colui che, che è eh, poi uno dei personaggi principali del del libro di Eco, no? il nome della rosa. Sì. E ecco, il, il punto è che a quel punto serviva una, prota una protagonista effettiva, una persona, al punto che, e qui sarebbe appunto interessante approfondire come si sviluppava per esempio un processo All eh, alle streghe, ma la strega veniva condannata nel momento in cui lo riconosceva. Eh, sotto tortura, punto... naturalmente, però. Esatto. Perché esatto? Perché a quel punto c'era eh, un riconoscimento ufficiale e nessuno può più eh, prendersela con l'inquisitore nel momento in cui lui dice: Ma è, le, è, un, è reo confesso, è rea confessa. Quindi in realtà non si può in nessun modo eh, attribuire a me una responsabilità. Lei stessa si è definita strega, no? Allora, intanto chiariamo questo punto: è vero, la tortura era di rimente, ma. Proprio per questo la tortura era da considerarsi, questo non lo sanno in molti, un aiuto che la Chiesa forniva alla strega o allo stregone, all'uomo accusato di stregoneria. Era un aiuto per un motivo molto semplice: si sosteneva che, e si credeva che eh, colui che fosse innocente eh, venisse senz'altro protetto da Dio e quindi eh, nel momento in cui. Fosse riuscito a superare una prova di forza eh, molto, molto potente, molto intensa, senza ammettere di essere eh, dedito alla stregoneria, eh, avrebbe dovuto in qualche modo essere eh, considerato scagionato, perché <coughs> voleva dire che Dio l'aveva reso forte e capace di testimoniare la verità anche a discapito di una prova particolarmente dolorosa. Allora, la tortura era il modo con cui. Eh, il, il, il sospettato, l'imputato, poteva dimostrare, superandola eh, ampiamente, completamente, poteva dimostrare di essere innocente. Laddove invece eh, soccombeva sotto, eh, sotto eh, le, le, le varie forme di tortura, automaticamente eh, dimostrava la sua, la sua colpevolezza. Siccome le donne, per un, un problema proprio fisico, sono più deboli fisicamente di un uomo, degli uomini, guarda caso, quelle che soccombevano alla, e non riuscivano ad arrivare alla fine della tortura, ma a un certo punto piuttosto che Continuare così e magari morire sotto i ferri o sotto i giri di corda o le catene o altre forme di tortura confessavano qualsiasi cosa. Ci sono proprio verbali in cui la strega, la presunta strega dice: Sì, sì, dite quello che volete, dite che sono una strega, d'accordo. Confesso che me la faccio col diavolo, che vado al sabba sistematicamente, che è tutto quello che volete. Ma basta che finisca qui questa cosa orrenda. Ecco che a quel punto erano proprio le donne quelle che, per debolezza fisica rispetto agli uomini, eh, eh, come si può dire, mh, eh, più di loro e eh, più di tutti, quindi, eh, confessavano. Il risultato è che una volta firmata la confessione, la questione era fatta. Tant'è vero che pochi sanno che la tortura poteva anche essere evitata, ma a tuo rischio e pericolo, nel senso che una donna che per esempio portasse un certificato di eh, gravidanza, so, eh, sostenendo appunto di essere in gravidanza, poteva aggirare l'ostacolo e poteva non subire la tortura. Ma a questo punto le mancava l'unico strumento per dimostrare di essere innocente una volta superata. E quindi rinunciando alla tortura, rinunciava, rinunciava allo strumento principale per, poter dimostrare la, per potersi scagionare e il risultato era che poteva rischiare molto peggio. Ecco che quindi c'era stata poi una disposizione di Carlo V, dell'imperatore Carlo V, che eh, appunto, eh, come si può dire, aveva stabilito che le eh, torture, si chiamava eh, Constituzio Criminalis Carolina, questo era, era, era una, 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 un, un codice di leggi, Emanato da Carlo V nel 1532, e eh, questa, eh, questa, queste regole prescrivevano, tra l'altro, che donne in gravidanza eh, potessero evitare la tortura, essere esentate dalla tortura. Ma ripeto: in questo modo una donna non poteva, in generale, chi rinunciava alla tortura, non poteva utilizzare l'unico strumento per scagionarsi. E a quel punto la questione era complicata. Aggiungo che la pena di morte era proprio l'ultima possibilità. È chiaro? Cioè nel senso che se tu eh, c'era tutto, un, tutto un, un, un procedimento a partire da una messa iniziale che l'inquisitore eh, eh, amministrava la prima volta in cui arrivava in un territorio per cominciare le sue indagini. Eh, nei confronti di una certa eresia c'erano delle regole ben precise, ma ne parleremo se volete più in là un'altra volta perché è tutto molto articolato. Per, eh, per come si può dire, eh, regol delle regole ben precise rispetto alle testimonianze, al numero di testimonianze necessarie per far sì che eh, una persona dovesse, si trasformasse in imputato. E c'era la possibilità di confessare da soli, di autodenunciarsi e questo poteva salvare effettivamente una persona. E poi, quando una persona, per esempio una strega, una presunta tale, dopo la, eh, in mezzo a una tortura chiedeva di fermarsi e, di, e, e confessava, c'era ancora la possibilità di pentirsi eh, e soltanto, guardate, fino al, fino al patibolo, cioè fin davanti alle fascine pronte per essere accese per il rogo, eh, una strega eh, o uno stregone potevano eh, chiedere eh, di essere perdonate, eh, eh, ammettendo le proprie colpe e quindi eh, chiedendo scusa e a seconda dei tempi che ci mettevi per, eh, per riconoscere la tua colpa, cambiava la pena. Eh, davanti al patibolo c'era assolutamente l'ergastolo, cioè la eh, la, la, il carcere a vita e non era il carcere con la tv eh, la stanza con il lettino era proprio un, un dei, erano delle caverne erano delle grotte sottoterra eh, nel fango era una situazione allucinante ci vivevi ci morivi mentre se tutti eh, come si può dire ti pentivi precedentemente magari subito dopo la tortura allora a quel punto magari te la cavavi con una serie di penitenze, con una serie di giaculatorie, con sacrifici, cioè come si può dire, eh, astinenze di vario tipo, eccetera. Ma la cosa più grave era la recidiva. Nel momento in cui tu te la cavavi, venivi perdonato, tornavi a casa e poi venivi ribeccato da qualche nuova testimonianza che ti dava per strega o stregone, a quel punto era finita, cioè il, il, il rogo eh, non, te lo toglieva, non te lo toglieva nessuno, ma fino a quel momento, insomma, in qualche modo, la strega che si fa bruciare è proprio quella che in qualche modo è orgogliosa. È quella che dice: Sì, io lo sono e lo dico e lo, lo sostengo e lo ammetto. Eh, e, e ne sono fiera fino su, dentro le fiamme. Eh, abbiamo testimonianze anche di eh, streghe molto famose, no? eh, per, 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 per esempio, eh, C'è una strega tra le più famose eh, che si chiama Merga. Era la Merga Bien, una, una strega che è un protagonista di, di un, una caccia alle streghe che si verifica eh, a Fulda eh, in Germania, nell'Assia, nella parte orientale dell'Assia. E questa Merga di fatto è eh, una, una, una strega che eh, eh, finisce i suoi finisce la sua vita sul rogo dicendo oddio oh è così che voglio che sia fatto, Le cose, la cosa deve essere questa. No? E guardate che molto spesso l'eretico moriva eh, in mezzo alle fiamme, orgoglioso di morire così. Eh, Janus, che non è un, un, uno stregone ma che è semplicemente un prete che crede che la chiesa debba essere povera e accusa i papi di essere troppo ricchi e potenti, Janus eh, muore sul rogo cantando a squarciagola al punto che eh, le sue, il suo canto eh, in qualche modo copriva eh, le, 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 il crepitio del fuoco, copriva persino il dolore, sconvolgeva tutte le persone che rimanevano eh, lì attonite a vedere un uomo che eroicamente moriva con una coerenza incredibile cantando l'odio a Dio eh, veramente in modo commovente. Incredibile. Mi sta. Insomma, possiamo dire che il, il motivo principale per cui viene portata avanti questa caccia alle streghe non è tanto il contrasto alle pratiche magiche quanto la lotta contro l'eresia e la libertà poi in, in fin dei conti, no? Sì, eh, diciamo anche per questo che... poi... Sì. Senti, fra... Insomma, no, anche per fatto... questo poi il, probabilmente... È il motivo per il quale la, eh, i tribunali dell'inquisizione, i processi, si diffusero molto di più in, in età moderna piuttosto che nel Medioevo e in paesi, nei paesi in cui eh, si era affermata maggiormente la riforma protestante. Tutta una questione sì. di, di, di togliere le libertà, la libertà di pensiero dal, dal piccolo contadino fino al grande intellettuale come Giordano Bruno mi viene in mente ovviamente primo su tutti. Allora diciamo che eh, la gestione del dissenso eh, si verifica con un'escalation un eh, anche piuttosto lenta, eh, si, si, si rende sempre più violenta. Eh, il, I primi mille anni di cristianesimo non vedono, eh, credo, nemmeno un morto eh, di, per eresia. Eh, poi dall'anno 1000 in avanti, soprattutto con lo sviluppo dell'eresia catara, anche lì ci sarebbe da parlarne tantissimo se volete, questa è un'altra... C'è cioè, Mary un che risposta. continua a cadere, Marie che continua a cadere questa sera, anche questa è una stregoneria. Esatto, esatto, no, è lì è, la stanno, la stanno, la stanno perseguitando. Ma eh, cioè, Il discorso è che per esempio il catarismo è un argomento fantastico che andrebbe trattato a sé, un fenomeno... E eh, facciamolo, facciamolo una puntata, facciamo una puntata sui cadi. Esatto. Guarda, mi prima contatto. mi hai fatto venire in mente mentre parlavi a proposito di cade, perché le cose si collegano, mi hai fatto venire in mente che tra gli stregoni, potremmo annoverare anche Jacques Demolier, il fondatore dei Templari che muore sul rogo dicendo Filippo il Bello, perché insomma, eh, eh, lui, lui era veramente un eretico rispetto alla narrazione dominante e in quel lì momento. Quindi c'era senz'altro una questione di soldi, di potere, eh, erano eh, ricchissimi, erano ormai eh, insomma. Senz'altro c'è questo aspetto. Per quanto riguarda il catarismo aveva raggiunto un tale potere, ma ne, po ne parleremo perché è veramente un argomento molto affascinante. Sì. Però da lì appunto la Chiesa che si rende conto che un milione di persone ha aderito una, a una setta eretica, tra l'altro eh, per molti aspetti estremamente fedele ai principi evangelici e che quindi sta strappando via dalla, da Roma... Eh, appunto milioni di persone ecco questa setta viene stigmatizzata e veramente trucidata no? E azzerata anche se comunque eh, propaggini insomma nuove eh, no, eh, diciamo eh, diciamo così eh, eh, sfilacciamenti di quella che è stata l'eresia dell'epoca ci sono addirittura ancora oggi ci sono ancora oggi fenomeni eh, e, e comunità catare ma Resta il fatto che dal catarismo in poi la Chiesa si rende conto che la gestione del, del dissenso e dell'eresia dell deve essere più forte, più violenta, più potente. E poi, chiaramente, eh, poi chiaramente eh, quando la Riforma eh, porta via dalla, dal mondo dei, dei fedeli cattolici, porta via eh, addirittura, eh, come si può dire, eh, l'intera popolazione dei paesi germanici, no? che, che vuol dire di fatto perdere le decime di milioni di persone che non pagano più le tasse alla Chiesa. Ricordo che eh, sulla questione dell'eresia eresi, dell eh, riformata, dell'eresia protestante, luterana e poi in tutte le, le sue altre declinazioni, eh, hanno, a, a, come si può dire, hanno da eccepire non soltanto gli uomini di chiesa, non soltanto Roma, ma i medici che gestivano come banchieri la banca, medici, eh, banca dei medici, gestiva le decime di tutta la cristianità, le decime di tutta la cristianità, eh, come si può dire, raccolte nei singoli eh, vescovi, nelle singole loro diocesi, finivano tutte nella banca dei medici che gestiva... Eh, queste, questo patrimonio immenso della Chiesa. No? Allora, eh, il momento in cui Lutero eh, convince milioni e milioni di, eh, come si può dire, di fedeli eh, cattolici a diventare protestanti e quindi a scappare, è di nuovo fuggita, è a scappare <ride> dal, dalla, dalla fede, da, dal collegamento con Roma, che cosa fa? Eh, eh, nel momento in cui succede questo, la Chiesa si rende conto che basta, che bisogna chiudere tutti i rubinetti, che bisogna controllare assolutamente la situazione. E guarda caso, è da lì che parte il fenomeno della caccia alle streghe, e guarda caso, è da lì che parte quella terribile storia di Giordano Bruno. Che è un'altra puntata, perché è una roba fantastica. Cioè, lì è di nuovo un approfondimento di, 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 un, di un commuovente, e di, di un edificante, no? questa figura meravigliosa di quest'uomo che muore fino in fondo, va avanti con la sua coerenza. Ecco, poi cosa succede? Poi, però, che la morte di Giordano Bruno, contro quella che era la volontà della Chiesa, consacra Giordano Bruno, diventa veramente un martire, diventa veramente un eroe della verità, un campione della libertà. E il risultato è che pian piano ci si rende conto che quel tipo di metodo ha fatto il suo tempo e che bisogna cambiare le cose, cioè che bisogna cercare di trovare altre soluzioni. Ed ecco che si arriva poi alla censura di oggi, che consiste nell'abbassare il volume, no? nel girare il potenziometro, nel spegnere, nello spegnere il canale. Io ricordo a tutti quelli che si dicono eh, politici contro il sistema, a quelli che si sono presentati con, eh, nel, alle ultime elezioni, contro il sistema cercando di creare una forza nuova. Io ricordo a tutte queste persone che eh, quello che secondo me dovrebbero fare come, mettere come primo punto del loro programma politico eh, dovrebbe essere quello di far sì che in non fare delle leggi, fare una legge che garantisca che in qualsiasi spazio pubblico ma non solo. Eh, strade, ma pubblico nel senso di informazione, quindi qualsiasi canale, anche quelli privati, ma comunque aperti al pubblico, e quindi le, le reti private televisive e mediaset, e però anche, che ne so, eh, i canali come i vari canali di YouTube, tutte le televisioni, le radio, tutto ciò che è aperto alla diffusione pubblica debba concedere quotidianamente quote. Di spazi eh, in cui chiunque possa dire la propria opinione. Questa è la cosa che dovremmo prendere come impegno. E quindi che un canale non è che soltanto perché è gestito privatamente come YouTube può prendersi la libertà di spegnerti, anzi deve per legge concederti un tot. Di minuti ogni giorno in cui si mette in scaletta, si mettono tutti coloro che si prenotano e vogliono parlare, eh? come si faceva con i corner in giro per Londra nella, nel periodo illuminista, in cui chiunque saliva e diceva io la penso così, e glielo si faceva fare, glielo si permetteva. Ah. Secondo me bisognerebbe fare una legge così, questa è vera democrazia. Poi, se questo sale e dice cazzate insulta la gente, sono fatti suoi e vorrei, vorrei dire che verrà perseguito per legge, verrà denunciato ne, dalle a, alle autorità competenti. Ma sì. io, altro che essere spento, io ho diritto di parlare, soprattutto se ho delle buone idee, ho delle cose da dire, ho delle informazioni da dare, il mio servizio non solo non deve essere eh, azzerato, non deve essere eh, spento, il mio servizio deve essere riconosciuto. Deve essere riconosciuto e garantito e una sì. forza politica che si dice democratica dovrebbe impegnarsi in questo. Assolutamente. Eh, anche questo passaggio mi ha fatto venire in mente alcune situazioni che stiamo vivendo e che stanno ribaltando il senso comune di, di quello che hai detto. Mi ha fatto pensare, ecco, YouTube dovrebbe garantire gli spazi di libertà, degli spazi di, di democrazia, dando anche a chi non la pensa come il sistema di potersi esprimere. Invece sta succedendo esattamente il contrario. YouTube, cioè una struttura privata, assurge a regola, quasi pubblica, dettando quelle che sono le modalità comportamentali. Se ci pensi, poco, fa, poco tempo fa, eh, il professor Bassetti... Asserendo che il film di Paolo eh, Casina invisibile era stato censurato da YouTube, voleva impedirne la proiezione al comune di Genova, dicendo: Vabbè, ma se è stato censurato da YouTube è chiaro che si tratta esatto. crea... di. come se YouTube eh, fosse un'autorità un regolamentare: un eh, è esatto, esatto, come se YouTube fosse diventata quell'autorità regolamentatrice di ciò che è. Legittimo far conoscere o meno, cioè è proprio l'inversione esatto. l'inversione del, 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 del esattamente. Voglio anche, voglio anche rimarcare un altro punto. Sì. Qui stiamo parlando di una cosa che è sì. soltanto un riflesso di un sistema immenso, che è mm. eh, come si può dire onnicomprensivo, mm. cioè. E, e quindi mi riferisco a tutto il lavoro che ho fatto in vari campi, in vari sì. libri, che sono tutti da considerare tessere di un unico puzzle. E mm. ancora tante ne mancano. Finché avrò eh, forza, continuerò ad aggiungerne. In questo caso, questo aspetto della censura, attenzione bene, fate, fate attenzione, viene affidato. E tra l'altro, sì. ne parliamo probabilmente in, uno, in un video come quello che stiamo facendo adesso, che di fatto finirà anche su YouTube, e, che, e quindi che venga. Che venga eh, capita questa cosa da coloro che usano youtube siamo stiamo di fronte a una censura che attenzione viene affidata a un polo privato perché sì. questo allora nell'epoca in cui nell'epoca in cui privato e pubblico non si riescono più a distinguere nell'epoca in cui il tuo ministro è anche eh, che ne so il manager de, di un'azienda che, che, che lavora nello stesso settore di interesse del ministero che che tu ministro eh, rappresenti e, e che guidi, nell'epoca in cui a scuola non riesci più a capire eh, i banchi se te li ha offerti McDonald's o se, o se, devi, se quindi devi comprare un, un panino per, per, poter, per poter avere un libro, no? nell'epoca in cui privato e pubblico non si comprendono più, non si riescono più a distinguere, eh? che cosa accade? Che Il pubblico mantiene ufficialmente l'aura la, di... Eh, democrazia e di libertà e di tutela della costituzione e delle leggi ma lascia fare al privato il lavoro sporco della censura, di fatto eh, quando il ministro Colau è eh, eh, che non è più ministro ma l'ex ministro Colau, oltre a essere manager è consulente è anche... e gratuito in questo momento Certo, no, ma eh. esatto, sì. ma attenzione vorrei sottolineare un aspetto che forse non ho detto in passato, era anche in perfetta sintonia, tanto da solo portato dietro e nelle sue varie mansioni che ha, che ha ricoperto, con colui che in questo momento dirige, eh, che dirige Google Italia. Allora, nel momento in cui, in cui eh, il ministro è anche un, un tecnico e un manager ed è. Eh, perfettamente in sintonia, in alleanza con quello che gestisce Google eh, o gestisce YouTube in Italia, ma dove vogliamo andare? Cioè, è chiaro che il pubblico è colui che mantiene questa, eh, questa specie di parvenza di salvaguardia della democrazia, ma il privato, che è la stessa faccia dall'altra parte cioè che la, è il rovescio della medaglia del pubblico, ormai abbiamo visto nel libro Lobbying io cerco di descrivere in tutti i modi questo revolving door, questo. Questo giro del no, della, questa porta girevole che fa sì che chi è nel privato, entri nel pubblico, poi torni nel privato, poi ritorni nel pubblico. Ecco, nel momento in cui il, il pubblico fa fare il lavoro sporco al privato, ufficialmente è democrazia, ma di fatto è dittatura, ma gestita da nomi che ufficialmente possono farlo perché? Perché tu sei a casa loro. Allora, tu sei a casa sua e YouTube decide di spegnerti, sì, però io a casa mia non posso uccidere mia suocera capito? Perché io dico però è casa mia, non posso farlo perché vado in galera. Allora tu YouTube, anche se sei, come si può dire, privato, non puoi contravvenire a quella che è la libertà di espressione solo perché sono a casa tua. Perché è come se io dicessi a una persona che invito a casa mia, tu però, scusami, ti siedi qua, ti metto un cerotto sulla bocca, stai zitto tutto il tempo perché se mi parli mi rompi i coglioni. Allora uno potrebbe denunciarmi. Perché non può essere lo stesso in questa situazione? Dunque, attenzione, perché il fenomeno del lobbying e della pericolosissima confusione tra pubblico e privato, sovrapposizione di privato a pubblico, sta, stanno di fatto portando a una forma di censura subdola e gestita dai privati che ufficialmente lo possono fare per, perché stai a casa loro. Questa cosa non va più in nessun modo tollerata. E chi si dice politico, attivista o che ne so, deve assolutamente lottare per quella che è un'emergenza democratica eh, assolutamente fondamentale. Sì, allora io non conosco poi per chiudere il cerchio su quella cosa là, il ragionamento non fa una piega, eh, dobbiamo anche dire e fare i complimenti invece al sindaco di Genova che nonostante le uscite, balzane il professor Bassetti, in qualche maniera ha voluto che quella proiezione si tenesse e anzi ha mandato il vice sintomo in rappresentanza dell'istituzione a partecipare a quell'incontro. È è, ha dato anche una bella risposta, se voi la trovate in rete la leggete, insomma il dibattito è sicuramente più... Uh, utile che la censura insomma è stato molto chiaro da questo punto di vista quindi complimenti al sindaco che non conosco non so neanche di che schieramento politico è destra-sinistra e sinistra. sono lontanissimo da queste cose però volevo riconoscergli la correttezza nell'affrontare la situazione Va bene Pietro, stiamo, abbiamo fatto bellissimo, un bellissimo approfondimento e soprattutto hai tirato fuori quelle 3-4 chiavi utilissime che ci servono come sono utili i ferri nella castezza degli attrezzi per decodificare e risolvere le cose che quotidianamente incontriamo. Io volevo vedere se c'era la possibilità e sapere se c'è qualcuno che ha piacere intervenire in live. Per fare qualche domanda, visto che ci siete un po' di persone sulla nostra piattaforma di Telegram, potete prenotarvi, alzate, insomma, alzate la mano, vi accendo il microfono e vi porto in diretta. Nel frattempo, ti faccio vedere sempre sulla nostra piattaforma, però sul, su WhatsApp è arrivata una domanda, te la faccio vedere, vediamo un po': non è un audio messaggio, vediamo un po' che cosa ci dice. Vabbè, lo vedo io, Andrea. Chiede buonasera professor Ratto, pensa che se dovessimo riproporre, se si dovesse riproporre la narrazione del 2020, la percentuale di persone che ci crederà sarà la solita o avremo meno seguito? Cioè questi tre anni in qualche maniera a tuo avviso hanno sedimentato un po' di esperienze e di consapevolezza? Può darsi che sia un gettare l'amo come mh, hanno cercato di fare col vaiolo delle scimmie per vedere se, come si comporta la massa oppure proprio una consapevolezza che si è diciamo radicata di più in questi ultimi tempi. Io non lo so, è possibile che chi ha fatto eh, un inter di vaccinazioni e poi si è ammalato lo stesso e ha sperimentato che probabilmente non era poi così efficace e utile farlo, si sia stufato e quindi in qualche maniera guardi a questa eventuale nuova ondata come a una Così, con, con, con più disincanto, diciamo così. Però eh, non sarei estremamente positivo nemmeno su questo, in quanto comunque la paura fa 90 e quindi troveranno altri modi di spavent per spaventare anche coloro che hanno cominciato a dubitare in virtù di questa esperienza. Eh, colgo l'occasione per dire che mi aspetto da un momento all'altro a una gigantesca eh, catastrofe ambientale che faccia sì che le persone terrorizzate dall'idea che il pianeta possa eh, soccombere per eh, troppe emissioni di CO2 eh, accetti di farsi portare via la casa se non è efficientata dal punto di vista energetico, eh, accetti di farsi impedire di venderla o di affittarla se non è eh, se non sale di classe energetica, cioè secondo me le, eh, le, le, le esperienze che possono convincere le persone a rinunciare alla loro libertà o addirittura alla, alle loro proprietà eh, o alla loro possibilità di muoversi, alla loro possibilità di esprimersi, di pensare addirittura, sono proprio le circostanze che mettono una paura terrificante. Quindi i prossimi eventi catastrofici da un punto di vista ambientale, veri o presunti, te e temo soprattutto presunti, potranno convincere per esempio moltissime persone a rinunciare addirittura alla propria abitazione o a, a scaldarsi o che ne so. E eh, la stessa cosa sta avvenendo, eh, avverrà o comunque può senz'altro avvenire anche dal punto di vista della... Della sanità e poi diciamocelo: un mare di persone terrorizzate dalla malattia che quindi prendono un sacco di farmaci, che quindi devono fare da sé perché gli ospedali sono pieni di altre cose e quindi tu devi curarti e riempirti di farmaci ancora di più, eccetera. È tutto un, un, un guadagno sempre maggiore da parte di chi gestisce la sanità privata, delle case farmaceutiche, di chi gestisce il mercato dei. Dei farmaci, insomma, tutti quelli che hanno affrontato la, eh, la loro esperienza di Covid con il Brufen come antinfiammatorio hanno usato un prodotto Pfizer esattamente come coloro che si sono vaccinati eh, con il vaccino Pfizer. Insomma, eh, non è per dire, eh, cioè nel senso che non sto, eh, come si può dire, criticando chi ha usato il Brufen, io sto criticando il fatto che io sto soltanto facendo notare che questo è un giro per cui da qualsiasi parte la, la giriamo comunque ci guadagnano loro. Eh. Eh, ci guadagnano loro perché comunque vai da loro, In, per un motivo o per l'altro vai da loro. E quindi il risultato è che eh, è questa industria è appunto estremamente... Eh, proficua e non a caso le grandi famiglie di cui mi sono occupato nei libri più famosi eh, stanno dietro anche queste industrie, come questo libro che vedete eh, dimostra. Perché eh, eh, si è capito ormai da molto tempo come questa sia, forse questo sia forse il settore maggiormente eh, capace di accordare guadagno, profitto a, a, chi, vuole, deve, a, a chi vuole insomma fare soldi a dismisura. Bene, allora io direi che abbiamo concluso la stagione con una straordinaria live, non possiamo fare altro che ringraziare Pietro che in, nel preascolto ci ha detto in confidenza, speriamo che non vi porto male. Io vorrei tutte le sere. Okay. <ride> Io vorrei avere tutte le sere ospiti che ci portano male, come ci hai portato tu. È stato veramente entusiasmante. Grazie, grazie. Devi assolutamente ritornare. Naturalmente, se precettato. Spero, sì, che ormai vivo, ci, eh. spero che ormai ci consideri un po' amici e in qualche maniera, insomma, è per te è piacevole venire a trovarci al, for al format. di assolutamente qui, Sì, certo, certo. Io mi trovo benissimo. Benissimo. Allora, Mari. Tiriamo le fila, sì. chiudiamo la live e facci, tra, tra, un, tra una presenza e l'altra, tra una dissolvenza e l'altra. Che hai capito questa sera? Sì, guarda, eh, non so cosa è successo stasera. Va bene. Non so se no, sono eh, accorti anche gli altri. È eh, sì. molto natalizio, perché era intermittente esattamente come su albero dietro, quindi... Come le mie luci, mi mie Fantastico, fantastico. Va bene, e insomma, dai ce l'abbiamo fatta nonostante tutto, sì, sì, sì. <ride> e, e niente, Pietro ci ha aiutato a fare dei bellissimi salti tra presente e passato e tante cose. In questo modo, ci ha chiarito anche del, della nostra attualità, eh, che effettivamente è il senso dello studio della storia, no? Cerchiamo di. Comprendere, studiare, capire cosa è successo nel passato per capire meglio il presente. E, e tu ci aiuti a farlo in maniera magistrale. Sì. Grazie, per carità, faccio quel che posso, per carità. Ma guarda, basta vedere i commenti che stanno arrivando, sono tutti entusiasti, e tutti chiedono insomma, sì. di riaverti ancora. Uh, ospite del nostro canale va bene, allora che dirvi se non a tutti: grazie, grazie per l'attenzione che ci avete dedicato questa sera, ma per tutto l'anno che ci avete accompagnato. Sono state serate mm, mm, straordinarie. Poi abbiamo lanciato tantissime rubriche, per incassare Pietro dentro un meccanismo nel quale ci fa piacere, insomma se vuol dare un contributo, ho chiesto nel preascolto, ve lo anticipo, a Pietro di partecipare anche al nostro format dell'audio bruvo, quindi magari qualche mattina qualche approfondimento. Eh, verrà anche dal professore Pietro Ratto, poi insomma lui Benissimo. ci manda l'audio, noi facciamo tutto il montaggio, le cose, eh, ve lo facciamo ascoltare così alle sette e mezza quando vi prendete il caffè sarete accompagnati dalla voce del professore. Benissimo, così. Noi ci vediamo. Per i saluti ci facciamo gli auguri, ma solo gli auguri, non facciamo una live domani sera con chi dello staff di Leali del Bruin, in qualche maniera può attraversarci ormai siamo tanti, non è detto che tutti c'è la, la disponibilità, però domani sera alle 21. Perché la sera del 31 ognuno fa festa a casa sua e ci vediamo sicuramente. <ride> Però domani sera alle 21, magari facciamo un saluto veloce. Allora, un abbraccio, grazie ancora. Pietro, buona fine e buon principio. Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo. E come al solito, ci lasciamo con il nostro grido di battaglia oggi, più che mai, anche in forza delle cose che ci ha detto Pietro. Siate i guerrieri e restate guardinghi sempre. Benissimo, arrivederci. Ciao. Grazie, ciao, grazie ciao a presto. tutti, buona serata. Ciao ciao.